E grazie Mattex Gamer per il Prime e benvenuto a Erixari, Mattex, grazie mille. Ho visto che 11 ore fa mi segna Stream Elements che mi ha raidato un certo Matteo Agostini VGC. Con anche tante persone, però 11 ore fa era mezzanotte, quindi non ero più in live, quindi mi ha raidato dopo la live con tante persone. Grazie Matteo se guardi questa clip, però mi hai ridato che non ero in live. Con lo scaffo. Comunque, Bodzix, grazie del Prime e benvenuto a Erixari, benvenuto. Conosci Sirius? Ho detto che ringraziarlo, però non... Magari ricambio se mai lo beccherò in live. Comunque, oggi, ragazzi... Ho una notizia, forse per alcuni triste. La brocca era talmente sporca che è dovuta andare a lavare. E quindi berrò come le persone normali da questi oggetti. Sono un po' nuovi per me. Non so esattamente come funzionino. E faccio un po' fatica a fare erogare l'acqua. Se qualcuno potesse insegnarmi come usarlo, perché altrimenti non bevo. Ecco, se qualcuno sapesse come funziona. Purtroppo oggi va così, ragazzi. Volevo evitare di prendermi qualche malattia bevendo ulteriormente dalla brocca messa com'era. Eh sì, purtroppo. Devi tagliarla. Non ho le forbici qua con me. Non puoi bere, ma come? Niente. Vedrò come fare con il passare del tempo. Comunque, Pokémon Smeraldo, sì, c'è scritto nel titolo, quindi evidentemente lo porto, esatto. Incidi un taglio alla base della bottiglia. Chat, aiutatemi! Con la sega circolare, un buco sul fondo e bere come i criceti. Come va la prosta? Allora, stanotte ho dormito un po' meglio, mi sono comunque svegliato, però non vorrei... Non vorrei, così dice, associare ogni volta che mi sveglio la notte per forza al dover pisciare. Ovvio che se uno si sveglia la notte dopo tante ore che ha letto, piscia. Cioè, nel senso, se io mi sveglio che sono le 5 del mattino e sto dormendo da 4-5 ore, ovvio che vado a pisciare. Però non voglio dire che mi sono svegliato la notte e quindi era per forza per pisciare. Quello è una conseguenza. Spesso mi sveglio anche perché... magari la mattina per abbassare la tappa se c'è la luce, oppure mi sveglio perché ho freddo e voglio mettermi il lenzuolo. Che cazzo ne so, non è che per forza di cose mi sveglio per pisciare la notte. Però se mi sveglio la notte, piscio anche. Mi sono svegliato sì un paio di volte, però è anche dovuto al caldo, è anche dovuto al caldo barra freddo. Magari viene un po' di aria dalla notte, io mi addormento scoperto e quindi mi devo coprire, insomma un sacco di cose. Incredibili queste cose che si aprono, si chiudono. Mamma mia, certo che gli umani hanno fatto passi a gigante gli ultimi anni. Comunque, torniamo a noi. Grazie all'applauso. Torniamo a noi. Come avete letto dal titolo, questa sera giochiamo insieme per la prima volta in assoluto a Pokémon Unite, il nuovo MOBA di Pokémon che già dovrà potete scaricare. Grazie Max Drogo per i 3 mesi, bentornato. Va bene, proverò anche col martello. Ormai abbiamo già scoperto. Quindi niente, voglio giocare a Pokémon Unite questa sera.
Ho fatto il tutorial perché non volevo ovviamente rompervi i coglioni con il tutorial di un gioco che non è altro che League of Legends, versione per bambini. Tutorial ovviamente lungo, rottura di cazzo, ti obbliga a giocare con i bot almeno un game. Tolto quello, niente, stasera lo proviamo. L'avrei voluto fare magari stamattina, non sarebbe stata male come idea farlo stamattina. Il problema è che non ero pronto, ho dovuto scaricare il software Elgato per registrare la cattura della scheda d'acquisizione. Non ho attaccato il dock della Switch, ma devo attaccare tutto, quindi non ho fatto in tempo per stamattina. Grazie Edoardo Tab per i 2 mesi, bentornato a Felix Army, caro, bentornato. Solo ti obbliga a farne te, ma sei obbligato a fare il tutorial di LoL, non puoi skipparlo. Non puoi skipparlo. A parte che LoL è più complicato, quindi insomma. Allora, solo su Switch, Fanfieri, sì, da quel che ho sentito, da settembre o più o meno, insomma, dopo l'estate, dovrebbe arrivare anche su dispositivi mobile, quindi su cellulare e tablet. Però l'ho solo sentito, cioè una voce di corridoio, in realtà non ne ho la certezza. Tutorial obbligatorio? Non sapevo, ragazze. Non sapevo. Quest'ultimo, io mi ricordo. I tutorial tempi di Ash nell'Aram, che bello. Comunque, torniamo a noi. Andiamo su poco. Quindi questa sera, 20:30, ragazzi, non mancate. Non mancate alle 20:30 per Pokémon Unite. Cerco anche, magari se riesco, di portare altri ospiti. Purtroppo altri streamer streamano di pomeriggio, quindi io non ci sono il pomeriggio, sono in palestra, di conseguenza vedo se riesco a portare qualcuno questa sera. Le mie impressioni sul gioco, Amic, come ho già detto tante volte, per chi gioca League of Legends gli sembrerà un po' la versione Teletubbies, perché è così. Non ho ancora fatto una partita PvP, ho fatto tanto la partita contro i bot, ma già ho visto quanto è semplificato il gioco. C'è magari un po' di building all'inizio, so che bisogna usare gli oggetti prima della partita, se non sbaglio. Di conseguenza non ci sarà ovviamente l'effetto League of Legends dove ti vai a buildare in base alle necessità, vai a prendere le determinate, cioè tu ti metti gli oggetti a inizio game, fine, poi giochi e vinci, non c'è altro, non c'è l'effetto variare anche perché il game dura 10 minuti. Ragazzi, 10 minuti, ma 10 minuti, non 10 minuti in media, 10 minuti poi finisce, scade il tempo, c'è capito? E Zapdos, che equivarrebbe al Baron, spona 8 minuti, 2 minuti prima della fine, quindi è letteralmente o muoversi, capito? Grazie, good boy per il Prime, benvenuto. Quindi, onestamente non so se e quanto mi piacerà questa cosa. Ovviamente il fatto di sapere quanto dura il game un po' ti aiuta. Cioè, parliamoci chiaramente, ragazzi. Le partite a LOL, l'incognita del quanto possono durare, che possono durare da 15 minuti a 50, non piace a tante persone. E ovviamente fa parte del gioco. Cioè, tu chiudi il game quando riesci a chiuderlo, altrimenti il team nemico recupera. Fieri, grazie Zephyr per i 6 mesi. Ma la vera domanda è: è stata alla pesca o al limone? Oh, grazie Zephyr, io lo prendo assolutamente al limone, perché alla pesca mi sa troppo dolce, a me le cose troppo dolci non piacciono, quindi ho sempre preso il tè al limone in assoluto, sempre piaciuto di più, perché c'è più contrasto, invece già l'esta tè è zucchero misto a altro zucchero che è la pesca, che sono, a me le pesche piacciono tanto, io le mangio le pesche, ma sono una delle cose più dolci che esistano. Con l'estate, che è la bevanda più dolce che esista, solo zucchero. Limone tutta la vita per me. Poi mi si vede, cioè vi sembra la faccia di uno che beve il tè alla pesca questa? Vi sembra la faccia di uno che beve il tè alla pesca? Parliamoci chiaramente. Andiamo. Quindi stasera proviamo, non mancate, Pokémon Unite. Sì, va bene. L'orologio. Allora, è stata limone acqua zuccherata. Ah, perché la pesca? A me l'estate non dispiace. Non è il mio tè preferito. C'erano altre marche che mi piacevano molto di più perché erano meno zuccherate. L'estate in generale è zucchero, ragazzi.
Il fatto è che alla pesca, la pesca in sé aggiunge ancora dolcezza, quindi sembra ancora più zucchero, mentre il limone fa un po' di contrasto. Io dico questo, secondo... questo è come la vedo io. Se poi mi dite che l'estate al limone sembra acqua zuccherata, allora la pesca cosa sembra? Acqua zuccherata al quadrato. Cioè, dai, su via. Dite che non vi piace il limone, ci sta. Non vi piace l'unione dei sapori, ci sta. Però se mi dite che è zuccherato e poi prendete quello alla pesca, ragazzi, che è zucchero al quadrato. Grazie, G Maniacale. Grazie, 2 mesi, è tornato Fuzzy. Oddio, una volta l'ho bevuto, non me lo ricordo. Era buono. A me piaceva un sacco il Lipton. Non so se va ancora di moda il Lipton. Io bevo sempre il Lipton da piccolo. Piaceva tanto. Grazie, Zephyr, per il sub. E giftato, è gentilissimo. E oltretutto, a me del Lipton piaceva tanto prendere la polverina e poi ci facevo io il tè. Quindi decidevo io quanta con quanta acqua mescolarlo. E quindi quanto farlo zuccherato, se aggiungerci zucchero oppure no, se farlo forte oppure no, quindi metterci poca o più acqua. Top. A me bere lo zucchero non piace. Ficcatelo in testa. Comunque, torniamo a noi. Abbiamo un po' di Pokémon da catturare. Figatura c'è, cioè, grazie Salvi The Club per il Prime e benvenuto nella Felix Army, Salvi, benvenuto. Allora, devo un attimo controllare una cosa. Porto Selcepoli. Che cazzo di encounter c'ha Porto Selcepoli, ragazzi? È importante saperlo. Sempre che ne valga la pena... Vabbè, qua... Un sacco di pattume, non ci interessa. Pokémon... No, è il solito patto. Tentacle, Wingull, Pelipper, Tentacle, Magikarp, Tentacle, Magia e Wilmer. Ok, qua penso non prenderemo pressoché nulla. Va bene. E intanto vediamo invece cosa c'è su. Cosa ci piacerebbe andare a prendere invece nel percorso superiore. Dov'è? Percorso 110. Allora, qua... Zigzagoon ce l'abbiamo, quindi niente. Pucena ce l'abbiamo. Ah, oltretutto non esce in Smeraldo. C'è Minun, Oddish. Allora, Oddish non sarebbe male, ma abbiamo già Grovyle. Gulpin fa schifo. Wingull ce l'abbiamo. Plasle. Ovviamente speriamo in Electrike. Ovviamente speriamo in Electrike. Anche perché non è che c'è... Non c'è che ci sono... Cioè, o è Electrike o è Gulp. Io, allora, va bene tutto tranne Gulpin. Dammi un Pokémon elettro, dai. Andiamo a prendere l'encounter che c'è sopra. Fammi vedere un attimo come siamo messi nello zaino. Anche troppe. Perfetto. Per chi volesse sapere le regole di questa run, punto esclamativo Nuzlocke, scrivetelo bene, imparate un po' l'inglese. Non c'entra un cazzo in realtà con l'inglese, è un gioco di parole. Tra Nuzleaf e John Locke, però vabbè. Allora, andiamo. Come ho già detto, abbiamo messo la regola. Grazie, Salvi dei Club per il Prime. Non so, sto inghiazzato prima. Abbiamo messo la regola che non si può prendere lo stesso Pokémon 5 due volte. 5-1-AS-CIRDX100. Prima di iniziare ricordiamo il sacrificio del prode Giuliano. Facciamo una pregherina a Giuliano, ragazze. Grazie, Giuliano! Per esserti sacrificato al posto di altri Pokémon, ci hai permesso di concludere la seconda palestra senza ulteriori morti. Piangete per Giuliano, la sacca scrotale che è morta. Andiamo. Anche Minun non è male come Pokémon in realtà. Vi dirò. Oh, Electrike. Beh, con questo si va sul sicuro, ecco. Veloce, attacco speciale alto. Fine. Non ha nient'altro, per carità, un po' scarsino per il resto, ma va benissimo. Adriana, pensaci tu. Ma già partiamo con un crit, Electrike. No, lui non posso permettermi di ammazzarlo, quindi un colpo basta e avanza. Un colpo basta e avanza. Massimo possiamo fare sanguisuga, mi sa che dobbiamo fare sanguisuga qua. Si aumenta l'attacco. Va bene. Sanguisuga. E voilà, un Pokémon elettro. Io penso che Electrike, ve lo dico, ragazzi. Zephyr BTW100. Adesso sentiamo cosa dice. Comunque, Fievic,
Ho notato ora che ho 104k mastery point su LinkedIn oltre al non avere più una vita sociale e adesso posso fare tranquillamente il test. Sono triste, come faccio? Grazie Zephyr, mi dispiace. Non usare mai più LinkedIn, tieni quel bellissimo punteggio, bro. Grazie mille. Ok, stavo dicendo, Electric penso sia il Pokémon in assoluto più utile in questa generazione, perché attacco speciale alto e molto veloce, si trova all'inizio, è facile da allenare e da catturare, non è perdente raro, e Hoenn, ragazzi, è circondato dall'acqua, quindi il Pokémon Elettro è stra utile. Nomi, ragazzi! No, Giuliana no. Oddio, vogliamo chiamarla Giuliana in onore di Giuliano, ragazzi. Ditemi voi. Vogliamo dargli il nome in onore a Giuliano? Sirius dice no. Giulietta. No, Maurizio, no, ragazzi. Giuliano è unico, hai ragione, va bene. Va bene. Dai, chat, forza! Forza con i nomi! Antonella, mi piace. Sei un classico nome da cinquantenne. Con gli occhiali proprio. Antonella, cinquantenne con gli occhiali. A volte zitella e a volte no. Ecco qua. Actaroth! Ughina, Actaroth, ma che cazzo di nomi conosci, scusami. Tu conosci una persona che si chiama così? Grazie sub di tier 3 oltretutto. Grazie mille, bro. Grazie mille. Allora, tanto qua curiamo un attimo. Mi fa comodo adesso ficcarvelo in team. Ferdinando, se non avesse raccolta lo cestinerei. Ma mi sa che conviene cestinarlo, Ferdinando. Sto pensando, allora, per la prossima palestra, ragazzi, l'unico che mi è utile è Rodrigo. E Rodrigo però fa schifo, ha proprio il problema di fare schifo, Rodrigo. E paradossalmente evolverlo cioè è l'unico Pokémon terra che ho, è l'unico Pokémon che è immune alle mosse della terza palestra. E fa schifo e non impara mosse terra. Quindi non lo so. Cioè Rodrigo... Sarebbe servito un Geodude, effettivamente. Non so se avremo altre occasioni di prendere un Pokémon adatto per la terza palestra. Al 20 si evolve, sì, ma al 20... Allora, Shedinja, ho detto non voglio usarlo. Niente Shedinja, ragazzi. Non voglio fare una palestra intera con un Pokémon che è immune completamente a ogni singola mossa. Ninjask, invece, è controproducente, perché diventa coleottero volante, quindi debole anch'esso al tipo elettro. Mentre invece... Ninkada è ancora coleottero terra. Il problema è che non impara mosse terra, ma proprio nessuna, mi sa neanche Fangus Bell. Ci avevamo già guardato, non impara un cazzo Ninkada. Non impara nulla. Fangus Bell in ottava generazione, in terza invece niente, sfuriate e leggimente. Fantastico. Fangus Bell al 31, interessante. Interessante. Fossa lo si prende troppo dopo. Non serve niente, ragazzi. Non serve niente. Se avessimo preso Zablai, avremmo potuto swappare all'infinito tra Pokémon Terra e Pokémon Spettro per far finire magari tutti i PP dei Pokémon che avevano tipo Sonic Boom e Mossa Elettro. Quindi niente, l'unico penso sarà Grovyle. L'unico che può fare qualcosa sarà Grovyle, ragazzi. Gli altri non serviranno a nulla. Rodrigo, ragazzi, mi sa che lo cestiniamo. È stato un piacere Rodrigo, ma è... Electrek mi piace di più. No, non lo uso Shedinja, ragazzi, non ne ho voglia. Mi sali troppo forte. Rodrigo si metterà lì per adesso. Ferdinando può essere utile. Beh, forse evolvendolo sì. Oltretutto ci sono altri Pokémon che potrei prendere, ma il fatto è che sono tutti Pokémon d'acqua, quindi non mi serve a nulla andare a prendere Goldeen o quella gente lì. Ma proprio niente, quindi per adesso facciamo senza.
Ettore al 18 fa ancora schifo. Vorrei allenare un po' Ferdinando, cazzo. Che abbiamo Ferdinando, Adriano, ok. Ah, vediamo Antonella come è messo, giù, come è messa, giusto, non ci abbiamo guardato. Natura schiva, cos'è? Una merda, ovviamente. Schiva cos'è? Un'altra natura di quelle... Già che vedo 20 di attacco, 20 di attacco speciale, mi fa un po' paura. Non mi piace tanto come cosa. Chat, ditemelo voi che non me lo ricordo, natura schiva qual è. Beh, posso guardarci, ce l'ho qua effettivamente. Di attacco meno di fe... Mamma mia, che schifo. Mamma mia. Oh Gesù, il professore. Zephyr, Jenny, che bello, dove è Vera? Che ne so, non è qua. Marco è arrivato a casa mia e ha detto che se il tuo prossimo Pokémon non lo chiami DBC 3 miglia picchia. Aiuto Fieri. Grazie Zephyr. Mi dispiace, chiama la polizia, io non ti posso aiutare, grazie dei bits. Non lo chiamerò Duce. Allora, iniziamo, vai. Tu, 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 tu. Buono, un attacco speciale. No, fa schifo. Fa schifo come... come natura. All'inizio fa comodo quando hai solo azione perché fai più danni con azione. Basta, tolto quello non serve a niente. A niente proprio. Ah, questi sembrano i classici coglioni che fanno a spam altruismo. Ecco. Altruismo una mossa che aumenta il 50% la prossima mossa dell'alleato. Però se l'alleato non attacca non serve a niente. Minchia, guardate Plazle come tanca. Ma infatti Plazle non è male come, come Pokémon. Anche Minun. Mi sa che Minun è leggermente più tankoso oltretutto. Gian Pietro passa il fucile. Bella Matthew, grazie al Prime e benvenuto Matthew, benvenuto. Ok, e dai questo altruismo. Vabbè dai muoversi, noi possiamo stare qua a 60 anni. Sì, hanno le loro abilità più e meno, certo. Oh Gesù ragazzi, due coglioni. Ecco, mi spiace velocizzo, sennò qua... Vabbè, mandiamo tutti sullo stesso. Tanto non attaccano questi, cosa gli dobbiamo... Oddio! Un tono onda è arrivato. Doppia Cirdix 100. Fievi che le trike lo puoi cercare con parafulmine, quindi usa lui per la palestra. Zephyr, grazie mille dei bits. Zephyr, mi sa che non sai come funziona la challenge. Poi non è Electivire che c'ha parafulmine. Fammi vedere. Non è Electivire. Ah no, seconda abilità, parafulmine, allora niente. Vabbè. Non so che dirvi, ragazzi. Le regole della challenge sono catturi il primo, non è che c'è molto da fare. Se il primo mi è uscito con... Che poi non ho visto come è uscito. Se mi dici così, probabilmente non è uscito, ecco, statico, però... Sarebbe stato bello parafulmine, lo ammetto. Non che statico sia così male come mossa, eh. Al volo guidi WhatsApp mentre sono in live. Ma che video è? Ah no, non nel video. Al volo. Sì, sì, va benissimo. Va benissimo, Andre. Vai, vai. Va benissimo. Per curiosità, Nixon. Cioè, da un certo punto di vista sono abbastanza gasato per il fatto che è un MOBA. Finalmente un altro gioco in stile League of Legends, per quanto ovviamente non sarà neanche paragonabile a LoL. Però non sono... cioè, non è così essenziale. Cioè, è ok. Sono gasato io a un certo punto, però non ho così tante aspettative, sappiate. Tu, 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 tu. E Ferdinando, devi cacciarmi fuori qualcosa. Che percentuale ha statico di paralizzare? Mi pare 30% al contatto, chat. Ditemi se sbaglio. Allora. Siamo tornati al percorso 103. Boh, faccio schifo. A me interessa il gameplay.
Vabbè, sono più legato a questi giochi, ovviamente, ma mi interessa il gameplay. Altra lotta in doppio. È vero che qua sono un sacco di lotte in doppio. Che abbiamo Makuhita e Voltorb. Ah, io non vorrei che Makuhita mi facesse un bel one shot su Ferdinando con un Vital Throw e quant'altro. Quindi qua sa che ci caccio. No, Roberta, poi ci caccio Ettore. Ettore tanka sicuro. Andiamo così. Stridio. Poi non so, magari Voltorb non ce l'ha neanche una mossa. Oddio, ma non gli ho fatto danni. Eccolo qua, Vital Tiro. Meno male ha fatto su Adriana. Mamma mia. Quanti pochi danni, ragazzi, che ci sono da queste parti. Ah, c'ha solo azione. Antisono di Voltorb. Oh, cazzo. Non me lo ricordavo mica antisono. Bene, non mi sta facendo alcunché di danno. Dobbiamo far secco Voltorb. Usa Antonella così la fai livellare. Ho paura che mi ammazzino, c'ha pochissima difesa. Livello 12. Antonella, sapete come lo possiamo allenare? Pescando. Però devo imparare una mossa elettro. Ok. Andiamo così. Ettore, usa veleno spina. Fagli vedere la tua velocità, Ettore. Bravo! Avvelena di tutti! United stasera, ragazzi, è scritto nel titolo. Leggete, grazie. Morso! Mamma mia. Tre danni, letteralmente. Al 20 scintilla, ok. Lo alleneremo fino al 20, ragazzi. Anche perché è un gran Pokémon. È Electric. Toh. Tuk! Vabbè, dai, direi che... Ferdinando, sali di livello, molto bene. Adriana pure. Molto bene anche questo. Makuhita, Vital Tiro, non ci togli niente. Oh, Gesù il crit. Oh, Gesù il crit, stiamo attenti. Stiamo attenti, por favor. Mamma mia, il crit che non ti aspetti. Bisogna stare attenti a questo. Tranquillo che ma... Ok. Il crit che non ti aspetti. Dai, Ettore 19, finalmente impara una nuova mossa e non è una mossa acqua. E si tira dritti così. Non male per la tua età. È terza gen il gioco, esatto. Il pipi su! Grazie del pipi. Grazie Pix per il Prime, benvenuto a Rixarm, bello. Baccaliegia, interessante. Se usi mosse come esplosione, le stazioni ti mandano KO, puoi suscitare il Pokémon. No, 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 Andrea, non c'è questa roba qua. Le regole, punti esclamativi o Nuzlocke. Direi che adesso è abbastanza chiaro quali ci sono. Cosa abbiamo qua? Abbiamo Ferdinando. Bassi, possiamo andare avanti così. Eeeh! Shroomish! Botti in testa e via. Grazie, Patroclo dei Beats! Grazie mille. No, non mi piace questo. Tocca cambiare. So io chi mettere contro Shroomish. So io chi metterci. Dov'è? Robby! Pensaci tu! Pensaci tu, Robby. Oh, che due culo. C'ho tutti i Pokémon. Ah, è una presi continua a sto posto. Vai, Robby. È tuo, è tuo! Zacchete! Mamma mia, Roberta. Nerf Roberta, please. Poi tra un po' questi Pokémon qua si evolvono quasi tutti, intorno al 20, tra il 20 e il 25 si evolvono praticamente tutti. Se li usa crescita. Ok. Non ci piace. Ma abbiamo attacco d'ala, zacchete! Mmm. Va bene, va bene. Roberto Nazionale. Secondo me, nel caso dovesse morire Roberta, ragazzi, lutto. Lutto come totale proprio.
Come siamo messi oggetti? Ma non abbiamo... Allora, devo fare un salto al centro Pokémon. No, scusate, al market. Oh, Jesus. Ma se facciamoci questo Pucciena qua, via! Che schifo non fa. Un po' di attacco. Allora. Ah, ma in tutto ciò c'è coso qua. C'è Ettore che sta succhiando Exp. Forse sarebbe meglio darlo ad Antonella. Vai, veloce. Tony tornerà per la Lega. Sicuro. No. Ok. Devo prendere un po' di antiparalisi, eccetera, eccetera, eccetera. Roberto, tipo acqua, scusa, è contro tipi erba? Beh, anche tipo volante. Quindi in realtà... si piazza a metà. Ok. Ecco qua. Non si sa mai. Sa che le bacche a liegia ce le teliamo per la palestra. Allora. Sto pensando un attimo ai Pokémon... che posso utilizzare contro la palestra. Alla fine c'è Electrike. C'è Sero-J, ragazzi. Dobbiamo usare Sero-J perché gli altri prendono tutti il cazzo. Ok, facciamo questo. Mamma mia. Turu 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 tu 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 tu. Che bello, mi ci divertivo un sacco da piccolo con il mago del quiz. Sì, sì, sì. Fribenito Cirdix 100. Buongiorno signor Fieric, una domanda, ci sono gli Iron anche su Pokémon Unite? Grazie, finimento dei beats, oddio non lo so, sicuramente ci saranno dei rank. Non l'ho ancora sconfitta, vero? Non ancora. Oh Jesus. Che scomodità aprire la bottiglia tutte le volte. Vabbè. Botte in testa, vai, fallo flinciare sto stronzo. Nice, un'altra volta. No. Ok, e cretino, passa la paura. Vediamo se la può cavare, sì, non è male secondo me. Il fatto che non ho né Pokémon fuori. Io come lo... Ma ragazzi, io come lo batto Magneton? Porca puttana. Ricordo che non posso usare oggetti in battaglia, ricordiamolo. Non posso usare oggetti in battaglia. Sono quelli da tenere tipo le bacche. È gratis Pokémon Unite, sì. Roccio tomba, per far cosa? Su Magneton? Poco efficace. Mi so prendere la bici in Pokémon Rubino? Nella città dopo questa, te la regalano letteralmente. Mi pare dopo la palestra, non mi ricordo. Mosse lotta, non ho nemmeno quelle. No, non ho Pokémon lotta, Pokémon fuoco e Pokémon terra. Punto scalato emulatore, ragazzi. Ok. Dovrei ingegnarmi in qualche modo. Che piattaforma esce Pokémon Unite? È un gioco Pokémon, dovrebbe darvi qualche indicazione. Prendo spaccaro. Ah, beh, che mossa. Ah, sì. Una mossa 20 non stab. Ottima. Meglio di niente. Ah, sicuro quello. In un modo o nell'altro ce la farò, ragazzi, tranquilli. In un modo o nell'altro ce la devo fare. Voglio continuare con Ferdinando, ma sì, dai, tanto prima o poi li livelliamo tutti. Oltretutto c'ho... Ah no, però è Ferdinando. Ferdinando mi serve che mi raccolga gli oggetti. In quarta gen l'ha messa 40. 40 già è buona. Perché già a 40 sei un po' con lotta ad usarla, vuol dire che è 60. Cioè, ciao Fievic. È già meglio. Come stanno i Pokémon? Bello, Yut, tutto bene, grazie al resub, bello.
Oh, Jesus. Due coglioni. Vai, Roberta, pensaci tu. Robertona. Visto l'acqua e via. Roberta ammazza sempre tutti. Guardate qua, ragazzi. E dai, è sempre a paralizzare, gente. Ah! Va bene. Beh, ovviamente. Dai, muoversi. Ecco qua. E tanti saluti. Grande Roberta. Gianni, trova una pergamena. Mamma mia. Quanto erano stupidi questi giochini qua. Ah no, la Pokéball la tengo, tanto sono soltanto, come si dice, le lettere. Possono rimanere anche lì le lettere. Onestamente. Posso rimanere lì. Eccoci qua. Ok, dai, cosa mi regali? Caramella rara. Ok. Ci serve fino a un certo punto. Bene lo stesso. Devo pensare a dove trovare dei Pokémon utili, ragazzi. Perché per adesso non mi viene in mente nulla. E mi sa che non possiamo, dobbiamo fare con quelli che abbiamo. Non ci sono Pokémon che possono potenzialmente aiutarci. Questo è un bel problema. Quanto costa il Pokémon Smeraldo? Non lo so quanto costa, onestamente. Quando è uscito costava 60 euro nel 2005. Adesso non lo so. Dopo 16 anni, probabilmente le cose sono un po' cambiate. Eh sì, più tardi, Edgardo. Più tardi no, mi servono adesso, non più tardi. Costa il doppio. No, non è vero, i cartucci usati non costano niente. Oh, ma ancora sti due stronzi, ma che due palle, mamma mia. Ecco qua. E che cazzo. 60 anni per ammazzare i tizi che non ti attaccano, cioè io boh. Ferdinando, livello 16. Mi ricordate che livello si evolve Ferdinando? Ho tutti i Pokémon volanti acqua, ragazzi. Sta cosa è molto brutta. Oh, Jesus. Tutta sta gente qua. No, ma addormentato. Al 20. Ok. Dai. Oh, velocizziamo, sennò qua. Ok, al 20 interessante. Comunque, già Linun non è così male come Pokémon inizia. Sono tutti Pokémon da early game. Ah, questo. Mi sembra un poco rincoglionito. Immagina fare così per tutto il giorno. Cioè, uno pensa che tu sia disturbato. Oh, sì, il tizio con i Magikarp. Non può mai mancare il tizio con i Magikarp. Inizio a fare un po' di danni qua, eh. Eccolo qua, il tizio con i Magikarp. Via. Oh. Sì, vabbè, Cisofionte, buonanotte. Ma qua sono sigillati. Per costare così tanto. Ok. Qua non sto a nulla, vero? No. Allora, questo è il percorso 103. Nel percorso 103... cosa si trova pescando? Pokémon d'acqua, fino lì. Superamo Sharpedo. Vabbè, tanto Carvagna si trova ovunque, quindi nulla di interessante. I soliti. Vabbè. Vabbè. Niente, dovremmo cavarcela con i Pokémon che abbiamo, ragazzi. Percorso 104 abbiamo già visto e rivisto mille volte, ragazzi, tranquilli. Non abbiamo Pokémon utili a questo punto di vista. E guardiamo un attimo il PC. Alberta forse poteva diventare utile. Vabbè, ma... Pokémon normale. Beh, sicuramente dovrebbe essere più forte di Linun alla lunga, però... in questo momento non ci aiuta per niente.
Doggo elettrico è buono contro Magneton. Eh no, perché non ho parafulmine e Magneton c'ha Sonic Boom che toglie 20 di danno fisso nel caso in cui non potesse usare la mossa elettro, quindi sarà difficile la terza palestra. Sarà difficile. Sarà difficile e basta. Se è andare nel deserto non posso perché mi serve la medaglia per usare spaccaroccia. Ma allora poi qua serve un Geodude più che altro. Un Geodude sarebbe stato easy, letteralmente. Boh, dovremmo fare un po' di allenamento intensivo qua. Intanto sto livellando il doggo. Vai e prendi un Makui. Ormai ci ho perso le speranze, ragazzi, con voi. Beh, Robertona. Chiedo scusa. Ragazzi, allora, non è che posso scegliere chi prendere. Allora, cosa faccio alla challenge Nuzlocke a fare? C'è il limite di poter prendere solo il primo Pokémon che si trova. Qua c'è un Electrek, però non ce l'ha la mossa full, la mossa tuono. Mossa elettro, madonna, non mi viene. Quindi, via. Al 13 non c'ha nulla. Oh, Jesus. Minun. Vabbè, comunque il percorso è lo stesso, quindi niente. Si attacca la Mi. Ecco. Una bella paralisi come piace a noi. Ma siamo preparati a questo. Ah, e faremo allevamento intensivo, ragazzi. Io già mi prenoto per stasera. Cosa vuol dire che ti prenoti per stasera? Cosa prenoti, scusami? Sono al ristorante. Ai, la lotta. Ma non sono pronto. Ma livelliamoci un po' prima di fare la lotta contro Vera. Livelliamo un pochino che è meglio. Ecco qua. Ecco, mamma mia, statico i due coglioni sta mossa. Ce l'ho anch'io, per carità. Ecco qua. Niente. Si va ad allenamento intensivo, ragazze. Si va un po' di allenamento intensivo qua e via. E che cazzo. Stasera alle 9 un tavolo per uno, grazie. Ah, beh. Ah, un posto per vedere la live. Ah, ma guarda, non... I posti ci sono qua, tranquilli. Assiste ai ciclamipoli, l'1% di possibilità di trovare Volbeat. Importantissimo come Pokémon, aggiungerei. Mamma mia, guerra tra Roberte. Ok. Antonella sale, molto bene. Roberto al 20, ci piace. Adesso facciamo evolvere i Pokémon così passa la paura. Con i Pokémon evoluti passa un po' la paura. Antidoto. Lui devo portarlo al 21, così mi passa a quello dopo. Fierix, sia Loudred che Gyarados imparano Lanciafiamme, che puoi comprare al casino di Ciclamipoli. Oddio, Fribenito. Sì, ho capito, ma a Gyarados anche. Però il problema è lo stesso, Fribenito. Gyarados ha un attacco speciale merdoso e me lo one-shottano perché subisce 4 per da elettro. Loudred, oddio, a che livello si evolve Loudred? È vero che Loudred impara quelle cose lì. Un MT Terra non c'è, no. C'è poca roba da queste parti. Al 20. Questo può essere interessante, sapete? Perché Whismur ce l'ho. Robertone, abbiamo bisogno di te. Niente, ci hanno paralizzato, non c'è nulla da fare. Qua, le paralisi te le becchi, buonanotte. Mamma mia, perché devo sempre sfermi il naso? Mi sfada andarsene a Bluruvia con il traghetto. Sempre che tu non abbia fatto casini. Ok. Oddish, attacco speciale ci dà, grazie. Molto gentile. Ah.
Portiamo Robertona a livello 21 almeno. Che livello si evolve Roberta al 25, giusto? O ricordo male io? Birbi, 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 birbi. Tonella 16, 25, ok. Niente, dobbiamo livellare un po' così e basta, ragazzi. Ah. E niente, just chatting mentre livelliamo, ragazzi. Voi siete carichi per Pokémon Unite? Cioè, e soprattutto, ce l'avete la Switch per giocarlo? Ce l'avete la Switch? Ok. No, ecco. Mamma mia, due coglioni, sta paralisi. Tutti i Pokémon paralizzati. Sono tutti Lazzaro. Ci serve nebbia come mossa? No. Riduzione statistiche no. Cioè, di base non sarebbe così male, ma non in una run contro la CPU merdosa non serve a niente. Bene. Mi chiedete cosa c'ho tra... tra i tag, ragazzi, sono sempre cose speciali. Cura totale. Allora, se registro va bene qua, perché sono un sacco di EV in... Ah, questo è in PS. Un sacco di EV in velocità ci abbiamo qua. E attacco speciale, non male. Alleniamo un po' Sir J, che... Non dobbiamo... trascurarlo. Sir J è sempre forte. Anzi, Sir J probabilmente sarà... l'unico che riuscirà a fare qualcosa contro la palestra, quindi... Tra 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 tra. Che bello, ragazzi. Fare tra tra. Poi stiamo anche allevando... Stiamo anche allenando, come cazzo si chiama? Electrike. Così almeno ci darà una mano. Antonella a livello 17, attenzione. Attacco rapido. Ancora niente mossa elettro per adesso, ma va bene così. No, sbadiglio, che coglione. Ah, che fatica. Sarebbe stato buono anche Aaron. Alla fine Aaron c'aveva Fangosberla. E voi direte, vabbè, Fangosberla, una mossa 20, neanche stab. Però intanto era 4 per su Magneton e riduceva la precisione. Anche se penso che abbiano quasi soltanto onda shock, quindi ridurre la precisione non serve a niente. Minchia, è davvero difficile la terza palestra. Rischio davvero di prendere il cazzo con il team che ho. Però non voglio usare Shedinja, mi rifiuto di usare Shedinja. Un Pokémon immortale contro tutti quelli della palestra, dai. Non si può, ragazzi, non si può. Ah, che bel fight, ragazzi. Non si capisce. Ma sbaglio o sono perennemente paralizzato? Vabbè. Ah! Niente, perennemente paralizzato, ragazzi. Perennemente proprio. Fieric, ho una domanda, falla. Allora, Ettore ha finalmente acido. Forse finalmente... Ah, riuscirà a livellare da solo. Attenzione. Molto bene. Guardate qua, lo squirting. Squirtaggio supremo su tutti. Niente, tutti paralizzati, ragazzi. Sembra le Paralimpiadi il mio team. Andiamo a curarci. Finalmente Ettore, ragazzi, è un po' autonomo. Ecco, un saluto alle Paralimpiadi. Questi in Joy-Con Drift da 6 mesi è un gioco per colpa di quello. Ah, non lo so, nessuno. Io ho il Pro Controller perché... Anzi, ti faccio vedere una cosa, ragazze.
faccio vedere una cosa. Come cosa ho fatto io? Tanto questi qua non sono originali Nintendo, quindi non costa così tanto. Io ho preso questi, che mi piacciono molto molto di più. Allora, l'unica pecca è che staccandoli non vanno, cioè vanno soltanto attaccati. Ma io, cioè, così letteralmente devo avere un pro controller sulla Switch. È molto più comodo, c'hai anche le macro qua dietro se vuoi, che le puoi letteralmente collegare ad un altro tasto, quindi se vuoi c'hai dei tasti in più qua sotto, fai le macro. E niente, è letteralmente come avere un pro controller a metà. Molto comodo. L'unica cosa è che se le stacchi non si collegano Bluetooth. Se invece vuoi giocare staccando, cioè magari sul dock della Switch, prendetevi un pro controller. Costa, però se ci giocate tanto la Switch non c'è paragone. I Joy-Con fanno troppo schifo, ragazzi. I Joy-Con fanno troppo schifo. Io li ho aperti i Joy-Con un sacco di volte per andare appunto a scastrare dei tasti che si incastravano. Non so quante volte ho aperto i Joy-Con, ragazzi. Cioè, lo vede, cioè, sento una plasticaccia dentro e fa veramente pietà. Fa veramente pietà. Quanto costi sto... Non mi ricordo quanto li ho pagati. Meno dei Joy-Con, comunque, vi dico solo questo. Ah, fatemi un attimo pensare. Vabbè, qua... Boh, qua penso che continuiamo l'allenamento intensivo e basta. Altrimenti rischiamo di perdere contro Vera. Almeno coso al 30 ci vuole. Mia cugina si strofina i miei occhiali. Ah, scusate, non vedete, scusate. Scelle. Vabbè, non c'è stato molto da vedere. Grazie Domen del Prime, benvenuto. Non si è visto molto, io che ho battuto un Electrike. Comunque stavo dicendo, sì, non usate i Joy-Con, ragazzi, cioè se potete usate altro. Comunque vengo paralizzato ogni 3 secondi, roba indecente. Devo allenare Ferdinando qua, pure. Se lo portiamo al 20 sarebbe tanta roba. Con l'avvelenamento mi ha impedito di addormentarmi. Fa molto ridere questo. Ok. Ma io quasi do la sciarpa seta per adesso, sapete? Perché tanto mi dà dei drop talmente inutili. Fatemi vedere un attimo. Raccolta. Allora, in Pokémon Smeraldo. Livello 11-20. Oddio, 1% di darmi una pepita o roccia di re non sarebbe niente male. Però 1%, cioè, nel senso. Diciamo che inizia a diventare qualcosa dal 21 al 30. Inizia a diventare già qualcosina. Perché veramente avere pozioni, pokeball e quant'altro non è che me ne faccia più di tanto. Qua inizia a dare della roba seria, però sai, 91-100, devo portare il 100 là in un, ragazzi, buon divertimento. No dai, magari... Ma anche cioè, se mi desse la pepita, a me che mi servono quei 5.000... Quelle 5.000 monete in più, dai. Sciarpa seta. 20% in più mosse normali? Non male. Sulla Switch si può collegare sia quello piccolo e wireless che quello più grosso. Anche sulla Switch Lite, ragazzi, si possono collegare le cose. Fidatevi. Oh. Ora sì, facciamo dei bei danni. Guarda qua che roba. Tuk. Meraviglia. Bravo, Ferdinando. Davvero Free Benito? Solo 10? In terza gen? Che schifo. Pensavo fosse 20%. Ah. Dalla qua, e allora se per avere un 10% in più piuttosto preferisco continuare a ricevere roba. Se devo avere un 10% in più. Cosa fai su Unite? Scusa, gioco, per esempio. Potrebbe essere una buona idea, non trovi?
Oh Jesus, ho fallito taglio, ragazzi. Ho il flashback di della Only Rattata che falliva taglio di continuo. Antonella c'è quasi. Adesso qua li livello tutti e vedrete che faranno strage. A che livello è il Pokémon più alto di Walter? 24 o 26? Pare 24, eh. Oh Gesù, ma Minun è for... Minun in early game ha delle stats veramente... ci ha paralizzato tutto il team, ragazzi. Due coglioni. Vi giuro, è un parto allenarsi qua. Comunque Minun ha delle stats ottime per l'early game. Sono molto più alte di dei Pokémon evoluti. Ha un Manectric al 24, ok. Sarà difficile, ragazzi, per la palestra. Sarà difficile. Nulla da dire. Sarà difficile e basta. Ecco, statico, ti pareva. Ah. Che poi anche spammare Turbo Sabbia non serve perché c'hanno onda shock, di conseguenza hitta sempre quella mossa. Oltre ad essere una 60 stab. Posso attaccare? Grazie. Guardate Minun quanto tanca, ragazzi. Antonella 19, forza. Zubat si evolve al 22, ho visto. Repellente. Alleanza dice una pensione Pokémon. Ma intanto voglio battere Vera senza... senza morire, se fosse possibile. Battere Vera senza morire non è male come idea. Ok. Quindi almeno livellare qualcosina. Cioè dai, non ho nessun Pokémon evoluto, ma siamo seri. C'ho ancora tutte le forme base. Grazie, Lutra. Cioè dai, almeno Ferdinando al 20, Adriana al 22. Qualcosina. Alla fine Golbat in early game è abbastanza buono. Mamma mia, sto a continua paralisi. Stregeno evoluzione, sì, ma solo lui letteralmente. Ok, era al 19. Antonella a breve avrà Scintilla, quindi potrà allenarsi da sola. Dai Antonella, crediamo in te. Ok, bel crittino. Anche perché Zubat con Morso ha abbastanza schifo per adesso. La grotta è pietrosa, Zubat. Un bellissimo e potentissimo Zubat. Mamma mia, sti fight sono un aborto anche con... con la velocità aumentata. Dai, ormai ci sei, Antonella. Ormai ci sei, Antonella! Antonellona! Io voglio allenare... voglio allenare Zigzagoon qua. Lo voglio al 20. Altro fun fact, ragazzi. Linun... ah no, non è Linun, scusate. No, niente. Linun, niente. Linun oltretutto può imparare Belly Drum, che è tanta roba come mossa. Anche se rischi un po'. Pochissimo attacco, Ferdinando. Vabbè. Ferdinando vuol dire sì, ragazzi, scusate. Non mi ricordo tutte le memorie. Non uccidetemi per questo. Ecco qua, paralisi assicurata, eccola. Quando vedi Minun, uguale paralisi assicurata. Guardate che bei combattimenti, ragazzi. Non vi state eccitando per questi combattimenti che durano 40 anni e non si capisce cosa accade? Tu ti chiami Ettore? Molto bene. No, qua rischio. Non possiamo perdere Ferdinando. Cioè, non che sia insostituibile Ferdinando, però... però insomma. Manca poco, resistete ragazzi. Altra paralisi?
ci vediamo a un prossimo video. Roar, tigrotti. Ci siamo quasi. Come va la palestra? Comunque bel gameplay, ti siamo a 151 milioni. Grazie, Zuke. 115.155. Immagino che sia un bellissimo gameplay questo da vedere. Ho fallito due volte di filo la mossa che ha 95 di precisione. Non mi stupisco più di nulla ormai. Ecco qua, una bella paralisi. Ah, devo swappare. Che rischio. Ok, tutti paralizzati, ragazzi. Grazie, Zuke, per i 3 mesi. Grazie a Domen per il Prime. Te l'ho già ringraziato. Ti. Scintilla. Oh, ci siamo, finalmente. Finalmente. Finalmente ci siamo. Streamer Life è finito. E adesso? Niente, siamo ancora lontani dall'evolvere i Pokémon. Questa cosa è abbastanza incredibile. Vabbè, posso dare però... Aspettate, se io metto Roberta qua... Vabbè, intanto curiamoci, perché tanto va fatto. Diamo il condivisore esperienza. Diamo il condivisore esperienza a Ferdinando. Anzi, per adesso no, per adesso lo usiamo. Poi quando non ce la fa più, via. Parti questa community alla 104, ci devo fare. Cosa ci devo fare a riguardo? Ecco qua. Io ogni tanto leggo dei messaggi in chat che, boh, mi chiedo se si è, se lo facciano a posto oppure no. Ecco qua. Dallo a qualcuno. No, per adesso no. Voglio livellare lui. Voglio portarlo al 20, quindi preferisco che prenda tutta l'exp. Ricordo che in questa generazione il condivisore esperienza smezza l'esperienza. Oh, Gesù. Ce l'abbiamo fatta. Niente, ho già finito le botte in testa. Non fa un cazzo di danno, Ferdinando. Fa veramente schifo. Mi dispiace dirlo, ma fa veramente pochi danni. Guardate qua. 6 livelli sopra. Cioè, boh. O forse ce la facciamo a livellarlo. Ad evolverlo. Dai, Ferdinando. Ultimo livello. Ferdinando, dai. Ferdinando. Ci siamo. Ferdinando, sì. Aiutaci tu. Zuke, ormai come va la palestra? La domanda viene fatta più in assoluto. Va bene la palestra, stando bene. Ha preso più 0 in attacco, Freddy, ma chissà che natura di merda c'ha. Beh, non che Zigzagoon sia forte come Pokémon, eh. Ferdinando! È già meglio. Natura docile. Vai a ricordarti. Se me lo dite voi bene, altrimenti sti cazzi. Ha tanta velocità, eh. È veramente veloce, Ferdinando. Adesso ho un po' di differenza, penso, alla faccia. Adesso la fa un po' di differenza, Ferdinando, tranquilli. Zubat al 20 impara attacco d'ala, non mi ricordo. Vorrei che imparasse attacco d'ala Zubat. Io vorrei scappo da Minun perché ci vuole troppo tempo a farselo. Troppo tempo. Ecco qua. E dai, Adriana, che due coglioni. Ok. Adriana invece? Zubat. A me, che bel Pokémon. Veramente speciale Zubat. No, al 21. No, al 26. Sì, buonanotte, ragazzi. Al 26 lo impara in Smeraldo. Doce natura neutra, ok.
Al 26 lo impara. Di che stiamo parlando allora? Ciao Rick, è tanto che aspettavo tu tornassi a fare qualcosa con Pokémon PS 3 gennaio e la migliore di tutte. 3 gennaio, terza gen, grazie Zack, gentilissimo. Grazie mille, bro. Allora, con cosa ci lida Vera in questa battaglia? Non mi ricordo. Comunque per Combusk ne abbiamo di counter a volontà. La terza gennaio, meraviglia. A Ferdinando gli diamo la sciarpa seta. Sarà anche 10%, però oh, meglio che niente. Ok, diamo anche a Rapid Artigli Body Roberto, è veloce, però alla fine sono tutti veloci i miei Pokémon. C'è la battaglia rivale, sì. Vabbè, startiamo con Antonella. Ogni tanto salviamo che serve. E via. Eh sì, non ho tempo da perdere. Quelli erano EV in attacco speciale, ma magari potrei dare effettivamente una bacchetta. Non bacchetta magica, una bacca. Ma cosa abbiamo? Furto all'acciaio, vabbè. Facciamo così. Ok, andiamo ragazzi. La battaglia contro Vera. Cercavo altri Pokémon, sono diventati più forti. Brava! Un applauso. Un applauso. Wingull. Va benissimo. Abbiamo Antonella noi. E adesso? Antonella, pensaci tu. Mamma, quanto è veloce quel Pokémon. Boom! E Wingull è andato. L'ombre. Ah, contro l'ombre so io cosa ci vuole. Ci vorrebbe una bella Roberta, dico bene? Ci vuole la Roberta. Oddio, no, ci poteva stare. Ci poteva stare Tentacool anche. Comete. Ok, accettiamo comete. Non penso sia un grosso problema. Si beccherà un bel attacco d'ala. Zacchete. Oltretutto, Roberta ci serve anche per Combusken. Ok, Zacchete. Vai con Combusken, fatti vedere. È lui. Io penso che Pistolacqua sia meglio contro Combusken. Ci abbiamo più attacco speciale. Vabbè, questo è un crit, ragazzi. Quindi, insomma, ci usa beccata. Mamma mia. Eh beh, del resto, qualsiasi mossa noi gliela counteriamo. Devastante. Robertona, via. E io è tutto preoccupato, ma Detector. Oh, finalmente un oggetto utile. Combusken imbullizzato, eh sì. Arrivederci. Ma che c'ha già la bici quella? Dove l'hai rubata? Oh, dove l'hai rubata? Dimmi te. Ok, allora diamo una bella pozione a Roberta. Vai Detector, tanto qua è pieno di oggetti. Te lo danno qua perché sta pieno di oggetti. Oddio, c'è qualcosa qua. Ecco, la Mega Ball.
Un Electrike. Può rimanere anche lì. Ah, fammi vedere che abbiamo qua. Ferdinando, Ferdinando spinge. Vediamo un po' come se la cava il buon Ferdinando. Ok. Si grinda di brutto. È abbastanza, perché si è messo un po' male con la prossima palestra. Non abbiamo nessun Pokémon per battere i Pokémon elettro. Poi nessun Pokémon. Cioè, i Pokémon elettro sono deboli alla terra, appunto. Infatti è un tipo veramente forte, il tipo elettro. Mamma mia. Ma te che back sprite che c'ha Linun, ma che cazzo è? Ferdinando! Mamma mia, ragazzi. Nerf Ferdinando, per favore. Ma che è? Ma che è? Sembra una banana, ragazzi. Sto bananone di Ferdinando, raga. Guarda qua. Forza, paralizzante. Oddio, basta. No, che palle. Tutti sti paralizzanti. Ferdinando sbroccato. Ferdinando sbroccato, raga. Adrian non fa un cazzo di danno proprio. Ecco qua. La banana che penetra tutti i Pokémon nemici. Vai. Niente, la tua forza è paralizzante. Adesso paralizza anche Adriana. Oh, che divertimento, ragazzi, questo percorso. Perennemente paralizzati. Perennemente, proprio. Perennemente. Basta. Non puoi più usarlo, paralizzante. Basta. Ferdinando è paralizzato. Adriana morso. Ok, qualcuno attacca, meno male. Adriana al 20. Molto bene. Ferdinando al 21 inizia a darci dei drop migliori con raccolta. Per quello lo voglio continuare a livellare. Almeno al 21. Naturforza paralizzante. Siamo già paralizzati. Ma Ferdinando, sono 4 turni che non attacca. Dai, Gesù Cristo. Oh, inserita proprio. Ottimo. No, non volevo il tuo numero, onestamente, signor Cesare, ma se proprio non posso farne a meno. Revitalizzante. Bene. Un oggetto che dovremmo vendere. Doppia paralisi, ovviamente. E niente. Deparalizziamoli. Cosa vi devo dire? Tanto c'è l'ambulanza qua. Nino, Nino! Io voglio allenare qualcun altro. Ettore... Sto pensando ad Ettore se mi può servire prossimamente. Che Roberta come tipo acqua ce l'abbiamo già. Mi sa che Ettore... Cioè, Tentacruel mi piace un sacco come Pokémon. Però ho paura che non mi serva. Botti in testa e one shot a Ferdinando. Dai, livello 21 ci serve. Qua c'è un'altra doppia sfida. Questa mi paralizza, andiamo via. C'è Cloyster qua? Dopo ci guardo. E noi abbiamo soltanto l'amo vecchio, ricordiamoci. Abra Magnemite. Cioè, noi abbiamo nessun Pokémon per fronteggiare Magnemite e Magneton, vi rendete conto? Meno male che Ferdinando comunque dei danni li fa. Ok. Abra Tentenna. Ferro Stridio. Minchia, se mi caccia un tono shock qua rischiamo, Vediamo se riesco a farlo flinciare. Vabbè, non penso che possa one-shottare un Magnemite al 15. Poi che cazzo di mosse deve avere Magnemite al 15? Ecco, non lo sapremo mai nel dubbio. Tuk! Strido, scusa, non stridio, vabbè.
Strido, siete sicuri? Ok. Livello 21 Ferdinando. Adesso raccolta inizia a darci qualcosina. Stridio, ecco, non strido. Cioè, stridio è una parola italiana, infatti, mi pareva. Oh, Jesus. Ferdinando! Pokémon, scusate, ma tranquillo. Mi pareva perché più che altro è una parola italiana, non tanto peraltro. Fammi vedere un attimo. Ragazzi, ma è giunto quel momento! Sono le 12:30! È tempo. Tanto guardo un attimo cosa abbiamo qua. 30% super pozione, interessante. Questo ci sta. Stridio di ferro strido. Ah, oddio. Ok, vabbè. Ferro strido, è vero. Savo ferro strido, vabbè, non importa. Pardon, chiedo scusa, avete ragione. Sono diversi, ok. 4% caramella rara, questo è interessante. 4% caramella rara è interessante. Roccia di re 1%, sarebbe bello averla, che è veramente forte. Unita botte in testa, facciamo flinciare 40%, non so quanto. Però molto interessante. Grazie Excalien per i 2 mesi. Bentornato. Intanto voi supportate la live, abbonatevi gratis col premio pagando 4,99. Non ve ne pentirete. Le proteine arrivano più in là, vero? Sì, arrivano qua le proteine, 4%. Qua c'è ricarica tot, vabbè, ce ne facciamo il giusto. Qua abbiamo così, aumenta... No, erba chiara abbiamo, ok. Erba chiara, tanta, tanta roba. Le proteine, sì, sì. Ma guarda che raccolta è tanta, tanta roba per questo tipo di run. Ma il fatto che raccolta sarebbe perfetta in una run in cui non puoi usare il market. E ci starebbe un sacco raccolta. Però andrebbe a rompere anche un po' il gioco, non lo so. Però secondo me no, ci starebbe in realtà. Sarebbe bello fare una run con raccolta. Vado, vado ragazzi! Vado a prenderla! Oh yes! Barretta proteica ci vuole, ci vuole. Molto bene. Non ho dato a condiviso l'esperienza, ma che devo allenare, scusate. Bella Kratos. Wailmer. Vai Antonella. No. Tutto bene, Kratos. Fossa si prende più avanti, ragazzi. Rimanete connessi. Che adesso c'è la terza palestra e penso sarà una delle più difficili a mani basse. Tenta col Citank. No. È un crit però, eh. Non è al cocco, ragazzi. E cereali. Le banane che buone. Ma con Naruto non ho ancora giocato.
Certo, Thunder Zeni. Sanno di quello di cui sono fatte, cereali, cocco, qualsiasi cosa. Cosa ci dava per il messaggio porto questa? Non me lo ricordo. Cos'è che ci dava in cambio? Salva Danaio? Ah, sì, è vero. Arrivo da molto lontano, sì. Me la regali la bici? Ah, grazie, così. Mi regala la bici, ragazzi. Perfetto. Ovviamente la bici da corsa. Oh, fra poco 400 cap si festeggia? Festeggerei di più per il 500.000 su YouTube, quando sarà il momento. Però perché no? Ah, qua ci sta Lino. Super pozione. Adesso a Lino gli facciamo capire che... Abitudine. A Lino gli facciamo capire che... Non funziona così il mondo. Lino vuole combattere la palestra e lo zio gli dice: non sei abbastanza forte. Allora lo zio dice: puoi rompere il culo a mio nipote? Certo, prego, si pieghi, nipote. Vai, lottiamo. Manda il tuo Ralts underlivellato, te lo spacco. Vabbè, questa battaglia, ragazzi, fa parte della lore, cioè... Adesso è una battaglia della minchia dove lui prende il cazzo, appunto, perché deve dimostrare... cioè, gli devi dimostrare che non è ancora in grado e quant'altro, quindi gli rompi il culo letteralmente. E via. Adriana al 21, Storia di Raggio. Questo lo prendo mo... No, attacco da... Ah, Storia di Raggio era nel... Ah... Bello! Ero convinto ci fosse Storia di Raggio. Vabbè. Ah, Storia di Raggio più avanti. Un livello ci evolviamo, eh. Un livello ci evolviamo. Arrivederci. Ciao ragazzi. Sì, sono proprio io. Ci vieni a trovare in Mentania. Vengo a trovare in Mentania, tranquilli. Scott, Jerry Scott. Sto guardando l'otto. Tu che siamo amici, sì. Gian Pietro, sì. Fucile. Siamo amici, sì. Grazie, arrivederci Scott. Grazie Wikipedia per il Prime. Benvenuto a Vrixarmi. Allora, ci facciamo un po' di allenatori qua. Andiamo subito a catturare il Pokémon. Vogliamo andare subito a catturare il Pokémon, ragazzi. Allora, qua ci sono un po' di allenatori. Percorso 118. Beh, intanto vediamo che roba c'è. Percorso 118. Pokémon. Ah, è collegato. Ecco, vabbè ragazzi, qua a parte Lino, no, mi sa che non c'è molto da prendere qua. Mi sa che prendo un doppione, perché se devo stare lì a prendere, a cercare Kecleon con l'1% stiamo una vita, quindi qua mi sa che prenderemo un doppione. Pur pescando non c'è molto da fare. Nel percorso 118, sì, qua ci andavo a depsare i Pokémon in velocità, perché danno tutti velocità qua, letteralmente, tutti velocità. Vediamo un po' invece il percorso 117, che vede come Pokémon un po' più di varietà. Oddish Pucena, cioè Oddish che non mi fa impazzire, però forse non sarebbe male Oddish in sta palestra. Anche se non so che mosse impari Oddish, non ha parassisseme, vero? Guarda che belle stats che ha Oddish per essere un po' commerdoso, non è niente male.
No, fa abbastanza schifo. Vabbè. Poi vediamo un po'. Maril, per favore, no. Sidot, ci potrebbe stare ma 1%. Illumise e Volbit. Ma non lo so, ragazzi. Fanno tutti pietà, cioè non c'è un singolo Pokémon che possa counterare la terza palestra. Randomizer, eccetera, eccetera, ragazzi. Beh, non possiamo farle adesso. Arriverà il momento. Facciamoci un po' da allenatori. Ma come si muovono entrambi così? Fatto apposta, che cazzo. Ecco. Attacco la di Roberta. Easy one shot su Roselia. E poi che arriva? Regole Nuzlocke, non credo puoi usare la wiki. Nelle regole base non c'è scritto. Io ho letto le regole base, poi quello opzionale ho scelto io cosa fare. Regole base non c'è scritto nulla a riguardo. Posso usare quello che voglio. Robertona va di attacco d'ala. Roselia tanca perché ci hanno fatto ruggito. Ma arriva l'attacco d'ala di Adriana e Roselia sparisce. Let's go. Arriverà Super, però non posso fare un video per live, perché veramente in una live facciamo pochissimo. La maggior parte della live è noi che livelliamo. Colpo coda pure, Astrunz. Io ti uso mosse speciali, così impari. Va bene. Ok. Morto anche lui. Aaron. Arrivederci. Devastante. Adesso facciamo evolvere Adriana. Adriana non ci aiuterà molto in questa palestra, purtroppo. Cioè, Storm di Raggio sarebbe anche buono, devo dire, perché sai com'è. Scontato. Giuliano è morto, ragazzi. Giuliano è il nostro primo e attualmente unico superstite. Primo ed unico superstite, ragazzi. Giuliano. Pregate per Giuliano, per la sua anima. Cazzo, questo non gli faccio danno. Sono pochissimi Pokémon che fanno danno a lui. Mamma, è incredibile. Quanto è forte Magnemite. Adriana è il 22? Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che si evolve. Superstite, scusate, non volevo dire superstite. Martire, ho avuto un lapsus, scusate. Martire volevo dire. L'unico martire è la sacra scrotale. Eccolo. È Golbat. È lui. Taratataratata! Golbat è gran Pokémon per questo livello. Il problema è che viene assolutamente fulminato. Allora, io vi dico una cosa. Per questa palestra, una cosa è certa. Roberta la dobbiamo mettere nel box. Roberta, ragazzi, muore al primo... alla prima onda shock che si prende. Quindi non possiamo portarci con noi Roberta, mi dispiace. Robertona non può venire. Crobat si evolve per affetto. Non so se posso già farlo Crobat. Con la calma nelle tutto potrebbe addirittura già diventare Crobat. No, non lo so, siccome manca ancora un po'. Stats... beh, abbastanza bilanciato, nulla di che. Ok. Lacrime per... no, no, Roberta... no, niente lacrime per Roberta, ragazzi. Roberta mettiamo un attimo a sedere perché giustamente non può gestire questa palestra. Anzi, la mettiamo al sicuro. Forse Alberta è veramente l'unica speranza che abbiamo. Anche se dobbiamo andare al casino e farci chissà qua... no, sarebbe impossibile, cazzo. Boh, intanto prendiamo Alberta. È incredibile. Tony non ci serve neanche livellato perché intimidate. Non serve un cazzo contro sta palestra.
Rodrigo invece non ha mosse utili. È l'unico Pokémon terra e non ha mosse terra. C'ha Turbo Sabbia. Niente. Alberta, dai. Vieni, Alberta. Crobat è di seconda, esatto. Quindi siamo in terza gen. Terzo è 3 maggior di 2. Questo è quello che urla e che dà fastidio. Ah no, non so che cazzo sia sto tizio. Allora, vabbè, qua. Come fa a vedersi così HD il tuo schermo invece il mio PC è una merda? Cosa vuol dire? Penso siano i filtri dell'emulatore. Penso siano solo i filtri dell'emulatore, nient'altro. Oh, Lino. Ah, ci sarebbe una cosa che però non penso farò, ragazzi. Ah, questo è quello che insegna rotolamento, e è vero. Il dolce o il salato? Un po' per il dolce. Non so se il rotolamento può aiutarci in questa Ciao palestra. FIERIK, come sta la nonna? E da un po' che Grazie, non la Gabri. Si sente Fieritello. Ferdinando può imparare il rotolamento. Boh, forse può aiutarci. Grazie Gabri, bentornato a Verixai. Mi sta bene, nonna, tranquilli, sta bene. Allora, c'è una cosa che si potrebbe fare, che immaginate anche a voi, è quello di piazzare il Pokémon alla pensione, velocizzare, andare a sinistra e farlo livellare così. Però, oddio, potrebbe aiutare nel breeding, piuttosto che mettersi lì e allenare tutto il tempo i Pokémon. Far così non sarebbe male. Quindi ci potrebbe stare. Cartoon, c'è scritto nel titolo. No, rotolamento è roccia, ragazzi, non è terra. Vediamo un po' Adriana se spinge con sti attacchi. Direi che spinge. Direi che spinge, Adriana. Vai. Livelliamo Alberta. Poi ti insegna mosse di merda. Ah, cazzo, è vero. È vero, è vero. Allora, prima di tutto... Oh, Jesus. Qua c'hanno... Sono un sacco di allenatori, il che è buono. Alberto è livello 10, attenzione. Sì, Dodo è veramente un grissino. Anche se Dodro c'ha tantissime... Dodro è molto forte come Pokémon offensivo. Ah, ci sono 50.000. Sì, vabbè. C'è poi l'insettologo qua. È già al 12. Let's go. Allora, voglio vedere una cosa. Questo Pokémon ti è molto affezionato, vuole un po' di coccole. Oh, Jesus. Dove era pure quello che valutava? Ok, Pokémon Rubino Zaffiro. Ok. Vola un po' di coccole da 150 a 199 di affetto. E per evolversi, ragazzi, a quanto deve essere? Non deve essere a 255, deve essere a 220, tipo. Ok, anche se un po' il soffetto va. Ok, un Pokémon catturato. Ok, questo non mi interessa. 220, ok. Quindi no, non si evolverebbe ancora in Crobat. Non si evolverebbe ancora in Crobat. Quellino, come va il culetto? Brucia ancora? Bene, ti tengo d'occhio, tranquillo. Ma che c'è? Non mi ricordo mica. Ma a Mentania non c'è un cazzo, quindi... Cioè, onestamente è abbastanza inutile qua. Vediamo un po' cosa vendono qua. Mi servono antiparalisi, visto che... Ne abbiamo usate 50.000. Ok. Devo prendere anche due svegli e due antiscottature. Che se mi capita, l'antigelo per la macchina non si sa mai. Ok. Ce l'ha già Simone, ce l'ha già la Caranella. Il fatto che deve ancora fare un pochino di strada Golbat.
Io prego in Albert, livelliamo un po' Sergei, che almeno Sergei, lui effettivamente ci può aiutare. Perché in quanto Pokémon erba è avvantaggiato. Comunque effettivamente... Oh Jesus, sono avvelenato. E tra un po' dovrò cambiarlo. Vabbè, c'ho un Marill. Una banca DPS, grazie. Vieni qua. Davvero torta? Mm. Ma quello lo faccio dopo. Perché tanto devo battere la palestra. Se no non posso usare la spaccaroccia fuori dalla lotta. Spaccaroccia te la fanno usare appunto con la terza palestra. Oh Jesus. Sergei innamorato. Bravo Sergei. Sergei non frega un cazzo delle donne. A Sergei non frega proprio un cazzo delle donne. Lui tira dritto e via. Bravo Sergei. Allora, ma immagino non ci sia un cazzo a prendere col detector, vero? Ah, qua ho già capito. Ah, ok. Mega Ball, interessante. Niente, dobbiamo catturare il Pokémon, ragazzi. Vediamo un po' cosa passa al convento. Game Boy Advance. Ok, beh, Game Boy Advance. O Game Boy, se vuoi chiamarlo così. Chiamalo come ti pare. Però il concetto è lo stesso. Ok. Devo stare attento. Guarda che quello mi poteva far male davvero. Alberto impara a gridare. Mica con condiviso esperienza è tanta roba. Ok, dai. Ralts, assorbiamo, così ci facciamo un po' di HP. Ok, è tempo della cattura, ragazzi. Intanto salviamo, che ogni tanto serve, che se dovesse crashare o dare qualche problema è un casino. Onorevole Tommy, grazie del Prime e benvenuto alla Felix Army, Tommy. Ok, qua non c'è nulla, no. Vai, vediamo un po' cosa esce. Ricordi Pokémon già presi, non posso usarli. Illumise. Perfetto. Proprio quello che volevamo. Dico bene, ragazze. Con le otto volante o con le otto e basta? Non mi ricordo. Direi con le otto volante dal danno che ha preso. Fammi un po' vedere sto cesso di Pokémon qua. Tanto ormai dobbiamo prenderlo, no? Quindi... 18%, mica c'era Odisha al 40%. Io penso che Odisha con le 8 e basta invece, ok. Penso che Odisha fosse indubbiamente migliore. Oddio, non ha delle brutte stazze, però sei con le 8, le mosse con le 8 sono fisiche e c'è un attacco fisico merdoso. Volbeat come sarebbe stato? Ecco, giustamente Volbeat è la versione forte di Illumise, che ha l'attacco fisico, non quello speciale. Ovviamente. Ovviamente. E cazzo. Vabbè, niente. Ci accontenteremo di quello debole. Sbocco totale. Questo passa il convento, ragazzi. Che vi devo dire? Oh, Jesus Christ. Oh, no. No. Ah. Ah, basta, basta. Ok. Posso stallare, sì, stollare è... Sì. Possiamo stallare, quello sì. Come la chiamiamo Illumise, ragazzi? Tutti Pokémon femmine troviamo. Come la chiamiamo, ragazzi? Ragazzi, a me... Sì, questa sembra un po' il classico... Io ho un'idea in mente per Illumise. Ditemi se me l'appoggiate.
Perfetto. Platinette, perfetto. Platinette. Ecco qua. E abbiamo Platinette, ragazzi. Un applauso a Platinette. Che non so se lo useremo. Ma fammi vedere sto Pokémon. Io non l'ho mai considerato neanche per sbaglio. Però, boh, magari c'ha qualcosa. Cioè, immaginate un Pokémon coleottero che non impara nessuna mossa coleottero. Immaginatevelo. Ma cos'è sto moveset? Cos'è? Cos'è? Cosa sto vedendo? Cos'è sto Pokémon? Boh. Non lo so. Non è lui, Lumis. Non è... Sì, è Lumis. Rotazione 2v2, sì, però boh, cioè, mamma mia. Vabbè. Vittima se... Giuliano numero 2. Giuliano V2, ragazzi, sta arrivando. Il bambino... Niente. Vabbè. Ecco, di quelli con 50 Pokémon, molto bene. Cazzo, Tello sarebbe stato tanta roba, eh. Tello è veramente forte. Stridio? Forse questo mi può aiutare, effettivamente. Quanto mi potrà servire inseguimento? A un cazzo. Quando mi servirà non se... Metto Stridio. Faccio Stridio, mando a meno 6 la difesa di Magneton, così posso fargli danno magari con botti in testa. No, attacco rapido è l'unica mossa fisica che ho, non posso. Attacco rapido è l'unica mossa fisica che ho, ragazzi. Ok, ok. Che bella si mitraglia. Sì, lo so, probabilmente non avrei preso Roberta. E poi oltretutto per Swello c'ho ancora possibilità, quindi... Oddio, Alberta qua non mi piace tanto. Alberta qua non mi piace tanto, mettiamo Adriana. E poteva anche chiamarla Giuliana, effettivamente, non ci ho pensato. Visto il compito. Poteva anche chiamarla Giuliana. Ok, via e via. Ok. Devo ancora fare la terza palestra. Metti in pensione Tony, no, no. Oddio, non sarebbe male come idea, però è letteralmente come buttare soldi. Letteralmente come buttare soldi, mettere in pensione Tony. Allora. Adesso, intanto facciamo un salto al Poké Center. Adesso facciamo una cosa, andiamo giù nella pista ciclabile. Nei tanti di soldi, sì, ho capito, però. Preferisco tenerli magari per prendere le mosse qua al casino che costano una fraccata di soldi. Secondo me non dovrebbero costare così tanto le mosse al casino. Tanto dobbiamo prenderci il salvadanaio, quindi andiamo. Caster Real, c'ho la scheda acquisizione. Attacco l'Accademia e la scheda acquisizione, via. E lo vedete anche voi. Che cazzo? Qua c'è un Pokémon elettro, sono oddio. Oddio, che due coglioni, Magnemite. Non ho nessuno contro qui da inficcare contro Magnemite. È troppo forte sto Pokémon. Non abbiamo counter, vi rendete conto che non abbiamo counter di Magnemite? Ci penserà Alberto evolvendosi. Ah, Spaccaroccia fa l'imparare. Oddio. Però, allora. Spaccaroccia no, fa meno danno, ragazzi. Allora, Spaccaroccia è una mossa che ha 20 di danno. In terza gen, in quarta è già 40 e sarebbe buono. In terza gen ha 20 di danno Spaccaroccia.
che per 2, perché è super efficace contro Magnemite, fa 40. Botta in testa è una mossa che ha 70. È stab, same type attack boost, perché è tipo normale, è l'inun, e quindi aumenta il 50%, quindi 105 di danno. Diviso 2 perché è poco efficace, 52,5. Quindi letteralmente abbiamo botta in testa e fa 52,5 di danno contro Spaccaroccia e fa 40. Poi Spaccaroccia può ridurre la difesa, mentre botta in testa può far tentennare. Quindi anche a livello di side effects siamo lì, nel senso. Non ho parafulmine, purtroppo, un electric. Normale procedo, normale, normale. Ok. Sgancio Anisio Magnemite. Adesso faccio la tecnica. Ecco. Stridio, no. Fallisce. Lui mi fa ferro strido, poi mi fa azione. Bravissimo, un applauso. Ok. Adesso sto facendo salire Whismur per farlo diventare Loudred. E appunto, come mi avevano suggerito in chat prima, stiamo attento che... Ok. Questi c'hanno Sonic Boom, non bisogna... Sì, sì, occhio a Sonic Boom, assolutamente. Carissimo, lei è sempre affascinante. Grazie, Reldog, grazie ai 4 mesi, bentornato, caro. Bentornato. Tanto le super pozioni ce le regala Ferdinando, quindi... Cosa guarda questo? Ecco, sì. Basta! Vediamo a un prossimo video. Roar! Me vuole sto cretino. Porceddu! Ma grazie mille, Porceddu, per il sub. Grazie mille, bro. Cioè, letteralmente nessuno che può far danno a Magnemite far ridere. Un danno decente, intendo, ovviamente. Devo stare attento che qua non si scherza, eh. Grazie, Jackie Chan, per il Prime e benvenuto anche a te in Phoenix Army, caro. Voltron Ball 6, what? Vabbè, arrivederci. Arrivederci. Ok, Voltron mi va benissimo. Non so perché ce li abbia al 6 sto tizio, ma va bene. Poi Magnemite al 14, vabbè. Ok, via via. Velocizzo perché sti fight qua, ragazzi, cioè di che stiamo parlando. Ecco, qua mi dice quanto ci ho messo, non me ne frega niente. Very good. Allora, io direi andiamo a curarci un attimo. Ecco fatto. Fammi vedere se Ferdinando raccoglie. Oh, bravo Ferdinando. Mega ball. Ferdinando, non sono felice. Non erano i ragazzi, Anlo, è quel che ti pare. Chiamalo come ti pare. Ragazzi o non ragazzi. Allora, devo prendere un messaggio porto. Ma mi frega del record con la bici. Il record con la bici. Oddio, ho sbagliato. Che poi cosa è fare record con la bici? Cioè, non ti danno premi se non sbaglio. Quindi, boh. Le. Aia. Me l'ha messo al culo lei. Mega 4% di possibilità, davvero? 4%? No, 10. 4% c'è la caramella rara. Io vorrei una roccia di re, sarebbe veramente devastante roccia di re. Veramente, veramente devastante roccia di re, mamma mia, sarebbe bellissimo. Fri Benito, lo so purtroppo che serve un botto. Aspetta, 44.000 gettoni sono... Tanta... Oddio, pensavo di più in realtà. Non è così male. Mm.
Ecco, tieni il messaggio porto. Il messaggio porco. Sì, Shiny, leggi il titolo. Ok. Allora, ci sono delle monetine per terra qua, che non mi ricordo. No, non è come quello di Pokémon Rosso Fuoco. Voi mi regalate dei gettoni? Adesso ragazzi cheatiamo e slowo il tutto. Sì, ma non potete regalarmi i gettoni, cioè, ma è incredibile sta cosa. Non mi regala nulla. Ma che cazzo me ne frega della bambola? Vabbè. Ah, qua ci sono le MT. Questa invece cos'è che mi dà? Mi ricordo. Le stronzate, vero? Sì, le bambole. Ah, ma che schifo che era sto casino. Cioè, oppure per pagarmi i gettoni. Ok. Guarda, ovviamente il vecchio con le mani dietro la schiena. Puntate questo tavolo è 3. Puntata minima è 1. Andiamo, andiamo. Allora. È tempo della roulette, ragazzi. Possiamo andare sui gialli, sui verdi, sui viola. Andiamo verde, verde brocca mi porterà fortuna, dai. Vai. Olè. No. Che cazzo. Giallo. E adesso è andato verde. A me sento questi due, dai. Uscire l'Azuril, mi dà un per 6 questo. Oh! Sì, ma è proprio come nella vita reale, ragazzi. Soldi buttati. Proprio come nella vita reale. Dai. Oh, un po' di cash, grazie. Voglio lo skitty giallo. Lo skitty giallo secondo me ha buona chance di uscire. Oh! Cazzo, se avessi superato. Niente. Skitty viola. Skitty viola ci sta. Ah! Let's go. Jackpot! Molto bene. Wow, 36 getto. Incredibile. Basta. Rottura di cazzo. Oggi meno. No. Non me lo ricordo questo. Sì, ciao. Mi sa che ci vorrà un po' troppo tempo. Si manca solo 3940. Niente. Mi sa che non ce la faremo, ragazzi, con i gettoni. A prenderci lanciafiamme. L'unica cosa sarebbe sloware il gioco al punto di riuscire a vedere ogni singolo frame. Che però non so neanche come si faccia. Intanto salviamo. Non me lo ricordo più dov'è. Vabbè, non importa. Fallo, non ho voglia. Oltretutto lo trovo anche abbastanza noioso. Frame skip? Ma il frame skip me lo fa tutto laggoso, è orribile. Vabbè. Ok. Sapete come cittare? No, come puoi velocizzarlo, puoi rallentarlo. No? Non funziona così? Ognuno la pensa come vuole.
Vabbè, intanto li vediamo Albertra. Albertrona. Poco legale ma accettabile. Scusa, c'è di legale da queste parti, scusami. Ok. Ah! Oh sì, gli Oddish. L'Oddish mi avrebbe fatto comodo, secondo me, nella palestra. Era accettabile, Oddish. Albertra al 19. Un Seedot. Pure lui non sarebbe stato tanto male, immagino. Gli Oddish sono buoni, mi danno EV in attacco speciale. Latias o Latios? Beh, come sweeper Latios è più forte. Però Latias la puoi fare bulky e diventa veramente devastante. Una bella Latias con... è distrutto. Oh, Marill. Una bella Latias con... come si dice... E V in difesa diventa pressoché imbattibile. Tarta tarta tartata. Tarta tarta tarta. Minchia, è impossibile andare con sta bici qua tutto speedato. Zacchete. Livello un po' piano, però ci siamo quasi. Ok, Albertra al 20. Let's go, Albertra! Ah! La challenge per oggi è quella di finire la terza palestra, che non sarebbe male. Stiamo facendo una palestra a live. Che poi ci sta, in realtà, cioè, considerando quanto dobbiamo allenarci per farla. Ok. Taratataratata! Grande Albertra. Fammi un po' vedere le stats. Ok. Magari spam di grido lotta, non lo so, no, non penso. Fammi un attimo vedere. Fammi un attimo vedere sto pezzo di merda qua. Loudred. È difensivo, fa un po' schifo, però, insomma. Cosa abbiamo qua? Super suono al 20... Mamma che schifo, ragazzi. Mamma che schifo. E lanciafiamme ci stava tantissimo qua. Se no, c'è un'altra tecnica per prendere lanciafiamme. C'è un'altra tecnica per prendere lanciafiamme, ragazzi. Prendere un sacco di oggetti con raccolta e poi venderli. Voi ci scherzate, pensate a forza di super pozioni. Gyarados al 25 imparerebbe Ira di Drago. Sarebbe un buon output di danni su Magneton. Sì, Fribenito, ma mi tira onda shock e sparisco. Cioè, è quello il problema. Grazie dei beats. L'avevo tenuto in conto, ma Gyarados è 4 per elettricità, no. No, qua è troppo 4 per elettricità. Altrimenti ce l'avrei piazzato. Poi c'è anche Intimidate che non serve a un cazzo perché sono tutti speciali, quindi bah. Tipo lettera quanto si vende? 600. Scuola ancora quanto? Un cazzo. C'è il pipi su già da 4009. Caramella rara qua 2004, ok, pensavo di più. Pensavo tipo il doppio. Tacco X non mi serve, via. Super colpo. Revitalizzanti non mi servono, che se muoiono, muoiono. Velocità X. Cioè, alla fine siamo a metà. Se riuscissi a prendere qualcosina di costoso. Secondo me ci posso arrivare 80k. Non lo so. Intanto devo livellare, quindi poco cambia. Purtroppo non ci sono altri posti là.
Ma gli stronzi non mi chiedono tipo di risfidarli qua? No, mi frega un cazzo. Vabbè. Non penso ci sia altro modo per fare soldi da queste parti. Adesso possiamo togliere il condiviso esperienza a sto stronzo, tanto. Sì, Dragonborn, però alla fine stiamo involontariamente giocando. Aspetta, è questo qua. In un certo senso stiamo comunque giocando con i level cap, anche se non è una regola ufficiale. Nel senso che non sto overlivellando apposta, altrimenti prendo Grovile, lo porto al 30 e passa, diventa Septile e arrivederci, grazie al cazzo che vinco così. Bene o male sto cercando di limitarmi. Ethere Max, questi sono tutti soldi. Roberta è nel box perché in questa palestra qua non serve a niente. Oh Gesù Cristo, quanto è difficile muoversi con questo. Ah, qua ci stanno gli occhiali neri. Gli occhiali Sergi da qualche parte. Oh Gesù, ma dove minchia stanno? Stanno sopra, no? Qua. Ecco. Vabbè. Arrivederci. Non si è mai capita sta cosa. PS su, oddio. Guardate che non è così impossibile arrivare a 80k, eh. Non è così possibile arrivare a 80k. Non è assolutamente così impossibile arrivare a 80k. Qua cosa si fa, per esempio? Tendone lotte mentali, si mette a prova fiducia agli allenatori nei confronti sui Pokémon. Oh, oddio no, questo mi sta sul cazzo. No, niente. Nulla di che. Qua è quello dove non puoi dare... Non puoi dare gli ordini ai tuoi Pokémon, ma combattono da soli. Ovviamente fanno sempre stronzate. Tanto ogni tanto controllo se Ferdinando prende qualcosa. Ecco qua. E Ferdinando, come va? Caramellina. Fune di fuga. Basta con sti bui in attacco speciale, che cazzo. Tuk. 22. Ok. Sprevive un'onda shock con la bacca e ruccellane lette. Sì, buonanotte. In early game. Dove la trovo? Dove la trovo? Te sei troppo avanti, amico mio. Sei troppo avanti. Ecco qua. Tuk. Belli sti pucena. Questo non lo voglio. Questo non lo voglio. Qui sono PS. Non lo voglio. Facciamo un po' di breeding fatto a mo'. Oh, ma basta sto Oddish. Oh. Beh. Davvero, Toby? Ottimo. Oh, che cazzo. Niente. Ci deve essere Oddish qua. Oh, bene. Così almeno ci prendiamo un po' di attacco in più con i Pucena. Oddish con il suo attacco speciale me lo filo su per il culo. Tuk. Siamo quasi. Andiamo al 23. Iperpozione. Si sono soldi. We like it. Via. Via. Cos'è Nuzlocke? Punto esclamativo Nuzlocke. Oh, che due coglioni. Oh, Gesù. Vai, ce l'abbiamo fatta. Tu. Fangata. Sale resistenza elettrica di chi lo usa.
Ma ha un'utilità, cioè buono perché il tempismo ci sta, però è da, cioè serve davvero qualcosa fangata. Grazie Nettuno per l'host, benvenuti ragazzi, benvenuti. Fangata. Dei danni infetti mosse elettro per tutti i Pokémon in lotta. Non è così male. Cioè, mica in quinta gen è tanta roba, 67%. In sesta gen sarebbe perfetto, usare fangata e zoppare sarebbe tanta tanta roba. Boh, paradossalmente ragazzi, fangata, che è una mossa che ho sempre schifato come la peste, per una volta potrebbe servire a qualcosa, e questo mi spaventa abbastanza. Vabbè. Non lo posso switchare, lo so che non lo posso switchare, però è già qualcosa. È già qualcosa, ragazzi. È già un passetto avanti. Sto pensando che altro potrebbe servirmi, ma anche Ettore non mi serve un cazzo. Mi servono a niente questi qua. Grazie, Gabri, per i 4 mesi. Bentornato per X-Army, Gabri. Ma la pietra stante non mi dà soldi, purtroppo. È veramente schifo. Sennò c'è Rodrigo. Rodrigo, ragazzi, che inutile. No, forse Platinette in qualche modo può aiutarci. L'attacco. Ma posso avere una riduzione dell'attacco speciale per una volta, che è quello che mi serve? Ma... Lucionare è buono per stallare, fa 5 pp. Non so veramente chi possa aiutarmi, ragazzi. Io penso che non ci sia un singolo Pokémon che possa aiutarmi in questa situazione. Non c'è un singolo Pokémon che possa aiutarmi. Lo so che Platinette è una merda abissale, non impara neanche mosse. Attacco rapido, desiderio per curare gli alleati, forse. Però anche lì, cioè, dovresti swappare, quindi mettere in pericolo gli alleati lo stesso. Quindi non lo so. Boh. Cioè, in lotte 2 ok, però... L'evoluzione di Rodrigo non la voglio usare, ragazzi, che vi devo dire. Boh, Ettore comunque non serve un cazzo nemmeno lui, piuttosto Rodrigo che Ettore. Potremmo... Allora, ditemi una cosa, ditemi se vi ispira. Potremmo livellare Rodrigo oltre al 20 senza farlo evolvere, che almeno, essendo tipo terra... Se non sbaglio, lui impara a spaccaroccia, no? Potrebbe essere forte con spaccaroccia, in quanto Pokémon terra. Non lo impara. Non impara un cazzo, ci vediamo, Rodrigo. Ci vediamo a un prossimo video. Roar, Tigrotti. Buongiorno, Rick. Mamma mia, ragazzi. Top streamer. Grazie, The Lion, per i 6 mesi. Bentornato, caro, bentornato. Boh, io mi sa che non può Rodrigo, ragazzi. Almeno, essendo tipo terra, può avere una possibilità di tankare. Shedinja non lo voglio usare. Ok. Alleniamo un altro po' il nostro Ferdinando. Ah, non abbiamo più... Ah, non mi sono andato a curare, mannaggia me. Allora niente. Vediamo un po' Alberta come funziona. Roberta ci ha lasciati? No, no, no. Tranquilli. Però Alberta c'ha Gridolotta, che potrebbe essere tanta roba. Cioè alla fine, se riesco a trovare lo spot per andare a più 6 d'attacco... Perché no? Vabbè dai. Se trovo il modo di andare a più 6 in attacco non sarebbe tanto male. Sarebbe tanta roba. Spaccherei con più 6 in attacco, quello è sicuro. Rodrigo al 13. Ok.
Non capisco perché un'eventuale mossa super efficace come lanciafiamme vada bene, Shilinja no. Perché lanciafiamme è una mossa e ti può aiutare, e che poi è super efficace contro un Pokémon che è Magneton. Shedinja è un Pokémon che ti può rompere il gioco, perché praticamente puoi sfruttarlo per stallare ogni singola battaglia, nel caso in cui un avversario non dovesse avere una mossa efficace contro Shedinja, tu puoi stallare ogni singola battaglia, letteralmente. Ti piazzi lì fermo a far niente, a lanciare Pokéball contro il nemico, anche se non puoi catturarlo, giusto per aspettare che finisca i pipì, perché tanto non ha mosse contro Shedinja. Cioè, non ha senso, secondo me. Sarà un po' troppo forte come cosa. Ma che cazzo. 60 anni per una battaglia, qua. Ricarica tot. Guardate che con i soldi ci avviciniamo veramente qua, eh. Agli 80k. Oddish buono con Antonella che ci dà attacco speciale. Insegnerò Spaccaroccia Loudred, direi che non ho molta scelta. Quello lo faccio. Ah, ci sta Spaccaroccia. Spaccaroccia, ragazzi. Più... la mossa per aumentarmi l'attacco, Grido Lotta, secondo me a quel punto lì potrebbe, cioè è buono. Solo che devo trovare lo spot per liberare, come cazzo si dice, vabbè avete capito. Okay. Ma chi se ne frega di Wobbuffet? Che poi Wobbuffet non è così male. Cioè... C'ha le mosse counter che non sono così male. Lanciafiamme starebbe bene su Loudred. Che mossa di merda. C'ha solo mosse di merda, ragazzi, sto coso. In terza genere c'era ancora lo sbilanciamento. Della serie c'erano alcuni Pokémon che non imparavano un cazzo, c'erano veramente schifo. Ecco qua, Antonella al 22. Tanca bene ma non impara niente. Sì. E poi tanca bene soltanto perché è poco, cioè perché è immune all'elettro, eh. Sali sopra il Pokest. Cosa vuol dire sali sopra? No, non è vero. Allora. Ferdinando, di tirarmi fuori qualcosa però qua. Dobbiamo buffare Loudred, dai. Dobbiamo assolutamente buffare Loudred e basta. Deve fare strage sto Pokémon. Deve fare veramente il macello più totale. Vai Loudred, così cazzo, spingi con la tua bara onda. Fai bordello, sì! Bordello! Che meraviglia, poi bara onda parte, non si ferma più. Che mossa, signori. Esatto, Marchese, è così che funziona la challenge. Mi è rimasto botta. Tuk! Attenzione, che danni botta. Ah, perché ha un buon attacco Albertra. Albertra ha un gran buon attacco. E il fatto che stia allenando Rodrigo però mi sta succhiando un sacco di exp. Avrei già preso il doppio delle exp qua. Mm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, reggiamo. Stiamo attenti. Va velocissimo perché sennò staremmo qua fino a stanotte per allenare i Pokémon per la palestra. Nella strada tra la palestra e il Pokémon ci sono alcuni allenatori. Ah, è vero! E ti danno anche la Cresci K, se non sbaglio. Prima di Spaccaroccia puoi farlo. Non serviva subito Spaccaroccia, è vero. Ci sta, si può fare.
Quanto lo vorrei un Sensdrew. Quanto lo vorrei. Ok. Alberta sembra router wifi, lo so. È un Pokémon fatto così. Aia! Eh beh, ti pareva. E che non lo sapevamo. No, via. Alberta 22. Molto bene. Tanti bei PS. È vero, ma tu ricarica tot Ferdinando alla stessa percentuale per roccia di re, cazzo. Peccato. Peccato. Vai, veloci! Numel, pure lui sarebbe bellissimo averlo. Comunque Ferdinando ha veramente danni con questo bot in testa. Oh, abbiamo doggiato. Stronzi. Comunque sì, alla fine stiamo giocando anche con il level cap. Ottimo. Che cazzo è che stanno facendo pure qua? La torre allenatori. E questa è la torre allenatori, sì. Vabbè. La casa è troppo tosta, ma non è vero. Ma faranno tutti schifo. Faranno tutti schifo, ragazzi. Ok, vai. Andiamo, andiamo. Tailow, barra onda, boom! Ci penso io. I super 4 dei poveri, esatto. I super 4 dei poveri, ragazzi. Vai, Albertra, zan, 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 e arrivederci a tutti. Il router del wifi, ragazzi, quanto è potente. Adesso è il mio turno, sì sì. Roselia. Barra onda. Zac, zac, zac. I super 4 dei poveri. Vabbè, Astral, non mi interessa, io mi diverto. Poi non sono pochi 850 viewers per un gioco uscito 16 anni fa, ragazzi, Cioè, dovete considerare questo. Dovete considerare che molti di quelli che mi seguono sono nati addirittura dopo Pokémon Smeraldo, quindi. Plim plam. Marill. Se ci ficcasse Antonella qua. Sa fare il suo scudo, mi frega un cazzo. Scintillone. Zacchete. Andate. Shroomish, oddio. Ficchiamo Adriana. Che palle il paralizzante. Paralizzante e parassisseme. Numel. Contro Numel non abbiamo tanta roba, cazzo. Vabbè, Ferdinando e passa la paura. Eh sì. Ok. Perfetto. Poi sì, anche l'ale del mattino questa, quindi insomma, è l'una e mezza, la gente mangia. Questo è il famoso meditate con calci in volo. Sa che serve un'Adriana qua allora. Easy. Oh, che due coglioni. Ecco qua, arrivederci. Medita, medita. Ecco qua. Vai, datemi la cresci K. Cazzo è che mi dà la cresci K? La vecchia?
La mamma? Oh sì. Brava milfona. La cresci K, eccola qua. La TV, ma la TV può rimanere lì. Io non guardo la TV. Tanto cosa c'è? Mediaset. Pff, che me ne faccio. Bella Bustox. Allora, livelliamo un altro Paul Bertra, ragazzi. Ecco qua. Albertra merita un pochino di attenzione qua. Rodrigo al 17, beh oh. Fa il suo, Rodrigo. Che noia combattere contro il Lumis. Ah, è tutto fa brodo, tutto fa brodo. 23. Super suono. Ma insomma. No, non mi fa impazzire super suono. Storia di raggio sì, ma super suono no. In che anno è sto gioco? 2005 per noi occidentali. 2004 per i giapponesi invece. Noi arriviamo sempre dopo. Ah, secondo me non abbiamo abbastanza per comprare lanciafiamme. Ci provo, ma... cioè, allora, faccio due conti, perché in realtà poi ci potrebbero servire queste cose, quindi... qua abbiamo 1.200. 6.000, arrotondiamo. 8.500. 10.000. 15.000. Sì, ciao. Buon divertimento, ce ne vuole qua di soldi. Troppi ce ne vogliono, ragazzi. Dovrei letteralmente vendere tutto l'inventario e forse non ci arriverei nemmeno. Tocca fare la palestra, ragazzi. Lo so che stiamo, come si dice, andando un po' overtime. Però davvero, cioè, ho paura di questa palestra. Non è da sottovalutare. Non è da sottolutare sta palestra. Beh, intanto possiamo andare a battere gli altri stronzi, ecco, quello sì. Sarebbe bello già avere tipo avanzi, sarebbe perfetto. Parassisseme, qua serviva Shroomish dall'inizio, Parassisseme qua la vincevamo senza muoverci letteralmente. Io Adriana rischio di perderla. Rischio di perdere Adriana. Ninka si evolve al 20 ma non voglio usare Shedinja, l'ho già detto. Alleniamo un po' così. Ciao, Adriana, Fieri. Dai. Ma il tipo a fianco alla palestra non dava rotolamento? Sì, da rotolamento. Sto pensando se darlo a qualcuno, ma c'è Linun al massimo che lo può imparare. Non so se è una gran mossa. Vai. Adriana non mi ricordo quanto... c'è una nuova notifica. Adriana prende... come si dice? Cioè, i Pokémon prendono affetto ogni volta che ne battono un altro. Come funziona? Non mi ricordo più. A ogni battaglia. Grazie mille Simply Budo per i 3 mesi. Bentornato. Grazie Pot per i 7 mesi e bentornato anche te. Se avessimo Storo di Raggio, cazzo, sarebbe tanta roba Storo di Raggio. Rodrigo il 18. Non lo faremo evolvere, Rodrigo. Perché Ninjask è l'ennesimo Pokémon inutile. Ok. Al massimo sacrificheremo qualcuno. La vita è fatta di sacrifici, soprattutto le Nuzlocke. Cioè, non possiamo aspettarci di portare questi Pokémon fino in fondo. Ok. Ok, livelliamo il 24 anche lui. Livello 24. Mi piacerebbe a sto punto... minchia, Ferdinando però non sta prendendo un cazzo. Allenare l'outlet per l'ultima volta. No, ma possiamo andarci anche così, secondo me, alla palestra, vedere un po' che succede. Che dite, ragazzi, ci andiamo?
Siamo già in grado di farla, secondo voi? Ci proviamo? C'è chi dice di no, c'è chi non si fida di me. Merda, è caduto tutto. Scusa l'ignoranza, ma esattamente cosa sarebbe questa sfida? Grazie, lo bacco per i 5 mesi dentro NATO. Punto esclamativo Nuzlocke. C'è il comando apposito. Così nel caso qualcuno lo sapesse. C'è una sfida molto... come si dice? Molto conosciuta in realtà. Ok. Che poi... Ah, lì non ci ha fangato oltretutto, eh. Cioè, ricordiamocelo. Che non fa schifo come può sembrare. Fangatela a tenere in mente. Ok. Mamma mia, Nazo scrive in ogni modo, ragazzi. Sto leggendo Nazo scritto in qualsiasi modo esiste. Ferdinando non ci sta più prendendo nulla, però. Ok. Dai, proviamo, ragazzi. La palestra è fatta, ma non senza cadute. Hai detto bene. Hai detto bene, bro. Vabbè, per adesso a Calmanelli la posso anche lasciare. Tanto è il boss che fa paura. Gli altri fanno tutti schifo. Ok. Rodrigo in una fossa. La impara al... tipo al 40, boh. Chi ho i primi due? Alberto e Ferdinando, ci sta. Parafulmine sarebbe stato perfetto. Però non ce l'abbiamo. E devo velocizzare, ragazzi, perché sennò qua... Qua devo far fuori Meditate prima che mi faccia qualche mossa lotta. Albertona, quanto è forte. No, Ferdinando, scusate, Ferdinando. Meditate, un altro. Ok. Boh, ma questi fanno abbastanza schifo, quindi insomma non me ne preoccupo assolutamente. Ecco qua. Ok, botta in testa e botta. Ok, potete morire, grazie. Bene. Non lo faccio Shedinja. C'è anche la clausola shiny, sì. Qua li battiamo tutti, questa exp che non si butta. Tuk! Tuk! Ferdinando spinge, è una meraviglia. No, non sta ancora prendendo un cazzo, maledetto Ferdinando. Sì. Barra onda che attacca, un nemico casuale, vero? Rodrigo al 20. Ovviamente gli impediremo di evolversi. Bella, clapperone. Ok. Tuk. Ferdinando spinge, non è ancora al 100% il suo potere. Attenzione, crittone. Ok. Ci vediamo a un prossimo video. Roar, tigrotti. Bella, Gabriel. Ciao, finalmente un bel reggiano 24 mesi. Grazie mille dei 2 anni. Bentornato, caro. Bentornato. Dai, muoversi, che cazzo. Un po' sta qua degli anni. Va. Ok. Resta letto con i coleotteri, fantastici. No. Tu mi servi così, Rodrigo. Rodrigo, sei l'unico Pokémon terra che ho. Per quanto inutile tu possa essere, sei l'unico Pokémon terra che ho. Ok. Se vinci sto game ti regalo una sub, va bene. Ci provo. Ok, è tempo di armarci fino ai denti. Ah, easy. Vabbè, nel senso, devo ancora finire la palestra. Cioè, c'è il capo palestra adesso. Walter! Allora. No, Miracolseme ci vuole, lasciamoglielo. Ah, Miracolseme.
A Ferdinando cosa gli possiamo lasciare? O riempiamo tutti di bacca liegia, potrebbe essere un'idea. Riempire tutti di bacca liegia per evitare la paralisi. Rapire artigli non serve, sono velocissimo. Alla Odred forse una bacca arancia per quei 10 HP in più? Ma mi serve un 10 HP? Possono fare la differenza. Forse bacca liegia è meglio. Ah, la sciarpa! Ci potrebbe stare, Ferdinando, la sciarpa. Però il 10% in più... Ok. Oggetti non sono bannati. Non posso usare oggetti nella lotta, ma quelli da dare li posso usare. Oh, il Pokerus. Perché ho il Pokerus? Ho preso un Pokerus legit nelle prime ore di gioco. Ok. Interessante. Se non sbaglio, Pokerus c'ha una possibilità su 16.000 di prenderlo, una roba del genere. Quanta è la chance del Pokerus, ragazzi? È più raro degli Shiny. Lo so, mi raddoppia le V, no. Cosa faccia lo so molto bene. Ah, il PS solo lo do ad Albertra, tanto ormai non usiamo la tecnica del vendere. Atto bacca arancia o bacca liegia? Alcuni sì, ho dato la bacca arancia, altri bacca liegia. Però degli shiny. Poi ve lo spiego dopo. Adesso, ragazzi, devo combattere. Ram benedetta. 1 su 24.000 di chance di ricevere. Ottimo. Pokerus cresci K, ragazzi. Siamo tutti a livello 20, cazzo. Livello 30 sono già maxati. Allora. Ragazzi, sarà interessante questa run. Non ho MT utili, vero? Possiamo andare il famoso spaccaroccia Loudred. Però mi piace. Al posto di sgomento. Ci serve sgomento? Ma che cazzo serve sgomento? Cioè, ok il tentennamento, però boh. Non mi sembra una gran mossa. No, non sono gay. Grazie, Taui, per il Prime. Benvenuto, caro. Benvenuto. Ma l'acciaio poi non serve a nulla, furto, a nulla. Alino non lo do per il motivo che ho spiegato prima, ragazzi. Perché botti in testa fa comunque più danno di spaccaroccia. Anche se la faccio contro Magneton. Io starterei con Albertra. Ma preghiamo. Oh, vada come vada, ragazzi, non posso star qua fino a domani. Dai, Walter, vediamo un po'. Abbiamo un Pokémon che è debole elettro, cioè Golbat, infatti non so quanto potremmo utilizzarlo. Mamma, già parte anche un'onda shock. Porca troia. Ali che pizza, m'ha tirato. Io che volevo boostarmi un pochino e questo usa onda shock. Rischiano di perdere Albertra con bara onda. Però devo farla, sti cazzo. Minchia, scintilla. Cioè, c'ha Voltorb al 20, c'ha già un moveset devastante. Chantis... Non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo assolutamente di sta cosa. Ste mosse... Vabbè. Rip Albertra. Abbiamo perso il nostro Pokémon principale. Ma che cazzo? Ma che cazzo?
devastante. Niente, volta più forte del mondo. Io non mi ricordavo autodistruzione. Sarà che di solito one shot i Pokémon dei nemici nelle run normali, quindi. Ok, usiamo Fangata, la famosa mossa. Ferdinando è l'unico che ce la può carriare, mi sa. Usa Gridolotta, va bene. Con Ferdinando, ragazzi, tutto è possibile. Tutto è possibile con Ferdinando. Va bene, statico, ci curiamo. Abbiamo la bacca. Dai, Ferdinando. Dai, Ferdinando. Super pozione. Ma sì, così. Dai, 30% statico. Non beccarti un altro statico, Ferdinando. Ti prego, ti imploro. Ok. Attacco rapido, mi usa. Dai, no, non paralizzarti, Ferdinando. Ferdinandone. Grande. Grande Ferdinandone. Magneton. Ora iniziano i cazzi quelli grossi. Stai registrando, sì. Molto grossi. Ciao, come sta procedendo? Tentenna, let's go. Ferdinando, fallo flinciare fino alla morte. Ai, tononda. Ok, buono. Fallo adesso non posso più farlo flinciare. Un crit sarebbe tanta roba qua. Perché lui immagino pozzerà di nuovo adesso. Io cosa gli devo fare? Niente. Onda shock non mi fa tanti danni. Ce la tanchiamo. Baccaliegia gliel'ho data, infatti. E adesso lo cura, mi sa. Certo. Io posso tankarmi un altro colpo e basta. Adesso mi arriva Sonic Boom. Qua perderemo un bel po' di gente, mi sa, ragazzi, ve lo dico. È abbastanza ambiguo Rodrigo come Pokémon. Ah, Sonic Boom però non ha 100%. Cioè, Sonic Boom non è una di quelle mosse infallibili, eh. Soltanto Onda Shock. Se riuscissi a fargli Turbo Sabbia 50 volte, non sarebbe così male, forse. Si stava incazzando come una maiala. Tanto Rodrigo lo sacrifichiamo, ragazzi. Non serve a niente, Rodrigo. Ecco. Un Turbo Sabbia gli faremo, basta. Uno solo. No, per un HP mi ammazza. No, due HP in realtà. Niente. Vabbè, Rodrigo era una vittima sacrificale e basta. Sergei ce la può fare contro di lui? Io Sergei l'avrei tenuto alla fine. Perché sennò che swap faccio? Vabbè, però ho bisogno di Sergei, ragazzi. E pregare che con un Turbo Sabbia lui missi almeno un Sonic Boom. Attenzione. Attenzione, dico io. Buono. Ok, potrò dare la baccaliegia anche lui, ora che ci penso. Ok. Non ci fa tanto danno, siamo erba. Non essere paralizzato. Bravo. Dopo ne ho un altro di Pokémon, ragazzi, vi ricordo. Non è un brutto danno. Bravo! Mamma mia, il Turbo Sabbia di Rodrigo! Rodrigo, ti ricorderemo con il Turbo Sabbia! Ok, ultimo Pokémon.
Provo un assorbimento per recuperare un po' di HP. No, non li recupererò. Male, malissimo anzi. È spaventosissima sta cosa. Mi sciotta tutti i Pokémon, Manectric. What? Beh, non me l'aspettavo. Sergei non vorrei sacrificarlo. Forse sacrifichiamo Antonella. Tanto di Pokémon Elettro ne prendiamo un altro alla... come cazzo si chiama? La centrale elettrica, quindi possiamo sacrificare Antonella. Ci dispiace Antonella. Antonella contro la sua evoluzione, che c'ha 56 d'attacco in più. Antonella! Dimmi che non ha la bacca liegia. Ok, non ce l'ha. Mamma mia, Antonella! Ti ricorderemo così, Antonella. Ti ricorderemo così, Antonella. Forse questo ci può aiutare un sacco. Forse questo ci permette di vincere la palestra. C'ha la paralisi e il flinch. E il crit, let's go. E niente, lui riesce ad attaccare lo stesso. È incredibile sta cosa. Cosa c'ha adesso? Bacca cedro c'ha. Ed è anche più veloce. Ho perso. La bacca cedro pure, ma ha distrutto. Non c'è nulla che possiamo fare a questo punto, ragazzi. Ma come lo killo attacco d'ala? È anche poco efficace. Almeno avevo qualche chance con Morso di farlo flinchare. Però 30% di flinch, 30% di paralisi, non ha preso niente questo. Cioè, è l'unica paralisi che non serve a un cazzo. Oh, dai! Nè. Ecco, questo c'è a sottovalutare la terza palestra, ragazzi. Ecco cosa succede a sottovalutare la terza palestra. Sono sfigato, che vedo di... L'unico che può vincere è Ferdinando, ma penso che sia più lento. Tocca sacrificare anche Sergei. Niente. Abbiamo perso, ragazzi. Dai, era il primo tentativo. E la prima palestra abbiamo sottovalutata. Abbiamo detto, sì, dai. Abbiamo sempre l'RNG che magari per qualche motivo adesso non lo farà mai più attaccare. Farà attaccare solo noi. La serie continua. Ferdinando, l'unico superstite. Ferdinando, l'unico superstite della palestra. Ferdinando, ragazzi. Ferdinando. Il Pokémon che volevamo, cazzo. Ferdinando, ragazzi. La RAM può continuare. La RAM può continuare. Ferdinando ne è uscito più forte. Ferdinando, signori. Ti ricorderemo come unico superstite della terza palestra. Grazie della super pozione, Ferdinando. È proprio quello che mi serviva. Metterlo in campo prima. Allora, Ferdinando era l'unico che poteva vincere. Io non uso Ferdinando come prima scelta. Ovvio che metterlo in campo prima, ma in campo prima... L'avessi messo in campo prima, avrebbe ammazzato Ferdinando al posto di Grovyle, l'avrei perso. Perché attacco rapido è entrato. Attacco rapido è entrato. Ragazzi, vanno tutti in cielo questi Pokémon. Oddio.
Per favore, una preghiera per questi Pokémon che sono andati tutti in cielo, grazie. Piangete. Piangete. Grazie dalla Elena per il Prime, cipollina 2 mesi, grazie ragazzi dei sub. Tutti in cielo sono finiti. Tutti in cielo. Tutti per Walter. Tutti in cielo per Walter. Ma Ferdinando, ragazzi, è ancora vivo. È tempo di passare al prossimo team, che sarà composto da da loro, perché non ho altri. Però c'è di una cosa, che adesso i Pokémon acqua non hanno più rivali. I Pokémon acqua non hanno più paura, non esiste più che saranno da mettere nel cestino, nel box momentaneamente, perché non serve nulla. Perché Roberta ragazzi, ce l'abbiamo ancora. E Roberta ci darà tante soddisfazioni. Abbiamo Ettore, che prima o poi, non lo so, prima o poi anche lui riuscirà a fare qualcosa. Marcello, il Pokémon che presto è stato un attimo in disparte in quanto Magikarp, ma abbiamo condiviso esperienza e possiamo farlo diventare un Gyarados potentissimo. Vieni Marcello con noi. Abbiamo Tony, non ho bisogno di presentazioni, il nostro primissimo Pokémon dopo lo starter, ragazzi. Il Pokémon che non è ancora riuscito a trovare utilità e forse non la troverà mai. Bentornato in squadra, Tony. E poi abbiamo un Pokémon che... Platinette, ragazzi, ma Platinette, cosa dobbiamo dire di Platinette? Non serve, non servirà mai a nulla, ma è l'unico che ci rimane. E signore e signori, con questa squadra la challenge può continuare, può rinascere con Ferdinando come leader. Grande Ferdinando. È riuscito per una mossa divina a carriare il game. E questo è il motivo per il quale dovete seguire la Nuzlocke, perché ci sono cose incredibili che accadono solo qui. Ferdinando, ragazzi, potrà rimettere in piedi questo team. Ferdinando potrà fare la differenza e potrà portare questa challenge alla vittoria. E lo ricorderemo come colui che è riuscito in qualche modo a sopravvivere e a battere Walter. Un applauso a Ferdinando, cazzo. Troppo forte, il bot in testa più forte del mondo. Il bot in testa più forte del mondo. È lui. Salviamo. È successa una strage. Fribenito Cirdix 100, un piccolo dono a te in questo momento di dolore profondo. Grazie Fribenito per questi beats. Gioele dal Nepal, grazie del Prime, benvenuto. Grazie del vostro supporto economico, ragazzi. Ragazzi, abbonati gratis con Amazon Prime, un sub, un amen per il team caduto. Rimostriamo il team caduto, rimostriamo i martiri. Coloro che sono in cielo. Abbiamo Giuliano, la sacca scrotale, il primo martire. E poi la strage di Caporetto di Walter. Alberta, colui che avrebbe dovuto creare il game con lanciafiamme, ma non sarebbe cambiato nulla, avremmo perso un sacco di soldi e di tempo. Adriana, poteva essere il Crobat, il game changer, invece niente. Rodrigo, il meme. Antonella, non me ne frega un cazzo di Pokémon elettro finché vogliamo. E Sergei, il nostro starter, il nostro Grovyle, aveva tutta la vita davanti, non aveva ancora raggiunto il suo Power Spike con Fendi Foglia e abbiamo già dovuto abbandonarlo. Ragazzi, piangete e pregate per i nostri caduti. Ma con questo team possiamo andare avanti. Sì, abbiamo 3 Pokémon d'acqua, lo so, però questo passa al convento. Salviamo. Ok. Grazie Bussox per 16 mesi, bentornato. Bentornato. Ecco. Ragazzi, ci becchiamo questa sera.
questa musica adatta per questa situazione. Ecco qua. Ci abbandoniamo così. Amici, ci becchiamo questa sera alle 20:30 con Pokémon Unite. 20:30 con Pokémon Unite, finalmente. Sempre che non ci siano ulteriori problemi, piangete! Non importa. Dai, dobbiamo guardare il lato positivo. Sì, c'è stata la strage, ma Ferdinando è rimasto vivo. Potremmo fare un sacco di anime reference per questa particolarità. Per tutta la gente che muore, per il boss. Ciao ragazzi, ci becchiamo stasera. Ottimo sacrificio. Vi ricorderemo così. Alessia, grazie dei 7 mesi, bentornata. Bentornata. Boh, ci becchiamo stasera, dai. Piangete, ma non troppo, perché Ferdinando e il nuovo team sono pronti per fare il culo a tutti e mandare avanti questa challenge. Buon appetito, ragazzi. Ate da Ser Cane Lupo e ditegli cosa è successo, disperatevi. Ciao belli, a questa sera. Non mancate. Tra i lupi, riavvia la live 5 minuti.